abbiamo come tetto dei fondi che sono statali che si ripropongono ogni anno. Nel prossimo anno, oltre allo studio sulla scuola di Gran Etenna, andremo a intervenire sulla palestra a Casette Velle, che a livello tecnico ci crea parecchi problemi e soprattutto ci crea anche problemi parlando di ordini economici, perché comunque è molto costosa da quel punto di vista, e vedremo se all'interno dell'incarico riusciremo a fare, ma solamente a livello di studio, uno studio anche sull'efficientamento del teatro Cicconi. Per quanto riguarda i servizi sociali, sapete tutti che è operativo il CAC qui al capoluogo, sta lavorando bene e è partito alla grande il CAC a Cascinale, con una presenza giornaliera di minimo 15 bambini. Io passo tante volte davanti, è sempre pieno, e quindi con la cooperativa si sta svolgendo un grande lavoro. Sono arrivati dei fondi della regione anche un numero elevato per quanto riguarda i principi di inclusione sociale, l'ufficio sta facendo un grande lavoro per capire le aziende disponibili e soprattutto per recepire quelle che sono le istanze dei cittadini che normalmente si trovano in una situazione problematica o con carenza di lavoro. Poi lo dirà l'assessore Bragalette, abbiamo avuto un raddoppiamento di risorse economiche per quanto riguarda le situazioni di famiglie, madri e ragazzi che sono ricoverati, chiamiamoli così, tra virgolette, in strutture. Abbiamo avuto un raddoppiamento dei fondi, mi sembra da 120.000 euro a 250.000 euro, per far capire le problematiche che a volte magari questa è una problematica, una tematica che viene magari tralasciata, perché a tutti interessano magari le manutenzioni, le infrastrutture e tutto quello che può migliorare il nostro territorio. Però questa è una problematica molto importante che sinceramente anche noi nel corso dell'anno non ci aspettavamo, naturalmente come chi magari mastica un po' di bilancio, avevamo messo le cifre relative all'assestato dell'anno scorso, ci siamo trovati, ma non potevamo farne a meno, a raddoppiare la cifra per queste situazioni di precarietà. Abbiamo nell'anno 2023 fatto il bando come di sostegno anche qui alle famiglie, soprattutto per l'utenza, l'abbiamo diciamo così generalizzato. Siamo anche contenti che abbiamo aumentato questo fondo calcolando il livello di seguito alto fino a 15.000 euro, cosa che sembra essere stata giusta, perché poi lo Stato ha fatto una politica diciamo similare adottando anche la misura, ragionando anche lo Stato sui 15.000 euro di seguito, così come sulla carta servizi, sul bando dell'utenza, perché poi il lavoro dell'ufficio è anche un lavoro oscuro, e quindi anche per i fondi che sono stati magari direttamente dati dallo Stato, poi il lavoro sporco è stato dovuto fare dai nostri uffici dei servizi sociali. Poi andiamo avanti con tutti quei progetti che diciamo così fanno collaborare quelle che sono le nostre realtà, sia a livello sociale che scolastico, il progetto dell'Auser con Tarantelli, la collaborazione con la Caritas, che è sempre più rilevante perché ci sono sempre più famiglie in situazione di persone che non riescono ad arrivare a fine mese, e una novità che diciamo così può essere visto come un servizio al cittadino e che riguarda però soprattutto la digitalizzazione è il fatto che abbiamo intubato la regione, per cui il giovedì ne abbiamo dato notizia, però sicuramente adesso andremo a potenziare a livello informativo, c'è una figura specializzata presso l'informatore di intenderci sotto le guardie chiamata facilitatore, che avvicinerà chi vuole al mondo della digitalizzazione, e comunque è un ulteriore sportello, perché parlando con la ragazza che si è occuperà di questo sarà un ulteriore contatto che potrà avere la cittadinanza, a prescindere dal tema digitalizzazione, di contatto e collegamento con gli uffici diciamo così preposti. Andiamo poi a eventuali, diciamo così, quelli che sono gli studi. Noi abbiamo adottato proprio una o due settimane fa una delibera di indirizzo, abbiamo dato l'incarico a una società per uno studio sui cimiteri, quindi per andare a verificare lo stato delle concessioni e l'eventuale recupero dei luoghi vista la situazione precaria. Nel 2024 avremo proprio l'incontro a breve, faremo ripartire quello che era un servizio era presente già nel comune del famoso sportello Roma, che avevamo in maniera semplicistica così di supporto sia all'ente comunale ma soprattutto ad aziende private, così come abbiamo adottato la convenzione con l'unica di Camerino, che era dovuta soprattutto all'aspetto geologico per uno studio delle grotte del centro storico, ma comunque pensiamo di ampliarlo perché era una convenzione diciamo aperta anche al tema digitalizzazione. Proprio nelle prossime settimane volevo incontrarci, proprio oggi c'è stato e volevo andare con questo progetto, così come proprio per dare più punti di riferimento sul territorio stiamo lavorando al,
diciamo così, di ascolto da parte della polizia locale, si è funzionato, altri piccoli servizi che riusciamo a fare attraverso la nuova digitalizzazione e per dare un ulteriore punto di riferimento sul territorio. Vado poi ai lavori PNRR e fondi vari. Anche qui ringrazio l'ufficio, soprattutto l'ufficio tecnico in questo caso, perché dico io, a prendere i soldi è, non dico è facile, è difficile pure quello, perché ci mancherebbe, bisogna fare dei bandi, bisogna costruire dei bandi e bisogna lavorarci attraverso le relazioni, attraverso piccole progettualità. Però è difficile viene poi quando bisogna rispettare i tempi e quando bisogna consegnare i lavori nelle tempistiche, nei termini stabiliti poi da questi tipi di fondi che hanno delle scadenze ben delineate. Sono stati consegnati i lavori di tutte le opere di rigenerazione urbana, e vi ripeto gli immobili perché sono anche parecchi, quindi l'ex casa, a parte avete visto anche in cantieri, l'ex casa del Fascio, il Premio Cunicchio, la Pinacoteca, l'ex cassa di risparmio, che quindi è partita, la San Francesco, e partirà la Misericordia. Così come per quanto riguarda il Benghetti e la palestra Bacci, stiamo lavorando, stiamo in attesa degli ultimi dettagli, soprattutto della palestra, di progettazione per andare in conferenza di servizi con l'USR. Proprio il primo giorno di scuola non sono potuto andare, diciamo così, tra il dati classico che è stata soprattutto per la palestra una riunione decisiva all'USR. Noi, come sapete, abbiamo fatto una scelta ben precisa perché avevamo con milioni e 1.800.000 euro che da soli non sarebbero serviti per ristrutturare la palestra. Con l'aumento prezzo di tutto arrivavamo a 2.400.000, che era una cifra secondo noi troppo grande per ridare alla cittadinanza una struttura comunque che sarebbe rimasta tale ferma agli anni 70 quando è stata fatta. Quindi abbiamo scelto di concerto con l'USR la scelta della demolizione e ricostruzione anche per fare un unico polo, diciamo che a livello architettonico insieme alla scuola fosse diciamo così armonioso da quel punto di vista. Quindi ci auguriamo a breve di arrivare in conferenza dei servizi e dare via quelli che sono i lavori, cercando di far partire anche parallelamente, soprattutto per la palestra, i due cantieri. Per quanto riguarda il Benghetti, siamo ancora un po' indietro, abbiamo il progetto, abbiamo caricato tutto sul portale dell'USR, aspettiamo che di fissare questa conferenza dei servizi, sperando naturalmente anche qui che le risorse prima assegnate naturalmente non sono sufficienti. Gli aumenti di cose e tutto quanto siamo arrivati a circa 1.000.000 euro e 500.000 euro iniziali, però speriamo che naturalmente da parte dell'USR ci sia la volontà di finanziare tutta l'opera. Per quanto riguarda il Berardini, che è un altro tipo di fondo, non è quello relativo alla rigenerazione urbana, ma qui con diciamo così, la finalità di dare alloggio agevolato per le giovani coppie, sono stati consegnati anche qui, sono stati rispettati i tempi, sono stati consegnati i lavori, così come quelli per l'asilo nuovo, l'asilo nido nuovo, presso diciamo così, presso l'area dove prima era presente l'ex mattatoio per intenderci. Per quanto riguarda l'ampliamento dei cimiteri, partiremo con l'ampliamento del cimitero del capoluogo per diciamo 60-80 loculi e per l'ampliamento del cimitero a cura che diciamo così sarà seguito anche dalla sistemazione di quelli che sono i camminamenti che è il punto dolente del cimitero. Adesso dobbiamo capire, lo verificheremo proprio mercoledì per cercare di velocizzare le cose, quale dei due far parte prima, però diciamo così che sono ambo le opere in linea di massima finanziarie. Stiamo in via di completamento, diciamo così, stiamo andando avanti per fare le vicissitudini e il completamento dei marciapiedi degli Angeli. Come sapete, come magari non sapete, ve lo dico io, abbiamo preso dei fondi per quanto riguarda il miglioramento, l'adeguamento sismico, scusate, della scuola Cascinale e la, diciamo, la realizzazione del nuovo ponte Squadroni a Vigno Cascinale, diciamo un ponte che va verso l'Ederi. Così come abbiamo scadenza per il 1 dicembre per la consegna dei lavori per anche qui il miglioramento del palazzo comunale. Abbiamo preso circa 1.000.000 di euro e la sistemazione del cimitero del capoluogo per quanto riguarda diciamo, i due immobili laterali all'entrata, diciamo l'ossale un altro immobile, per cui anche qui avevamo dei fondi USR per circa 200-230.000 euro. Altre opere importanti sono quelle relative, poi ne parleremo magari dopo quando andremo su lì a Vigno Cascinale e a Castellano, per quanto riguarda la nuova terra finanziata dalla regione di collegamento tra Civitanova e il territorio. Anche qui stiamo ancora nella fase della fattibilità, evidentemente stiamo ancora nella fase della fattibilità perché più e più volte siamo
cercato di migliorare e di modificare quello che era il tracciato iniziale, che per noi non era, diciamo, congruo al miglioramento del territorio, perché poi è un lavoro che interessa sempre più a Marco, forse sempre più del 59, che va il 99, 90% dell'infrastruttura riguarda il territorio di Santa Pia Mare, quindi penso sia dovuto da parte nostra un'interlocuzione continua e cercare di arrivare poi, ecco, per quello che è possibile, ai risultati che soddisfino la regione, naturalmente finanza l'opera, ma soprattutto il territorio. Per quanto riguarda Cretarola, come avete visto, sono iniziati i lavori per la nuova chiesa di San Lorenzo, anche qui in questo caso da parte nostra, con una percentuale di milioni di urbanizzazione dedicata alle opere di culto, abbiamo deciso di aumentare quella che è la percentuale di solito che si mette a bilancio, proprio per sostenere anche noi questo tipo di opera, che in parte è finanziata dal fondo della CEI e in parte è finanziata da un contributo della regione. Per quanto riguarda poi, ho parlato prima di Bretella, ho parlato prima di scuola, che se ne dica, abbiamo dato l'incarico per due concorsi di progettazione, uno riguardante la nuova viabilità della Paci. Ci tengo a precisare che naturalmente il progetto prevede già di per sé una sorta di anello, una sorta di circonvallazione all'interno, andando a toccare qualche area limitrofa, però all'interno della zona urbanisticamente prevista come scuola, di modo che qualora non si riesca a realizzare nell'immediato futuro quello che è un progetto di nuova viabilità, che non è alternativa ma sarebbe risolutiva, diciamo così, saremo già pronti. Però abbiamo dato comunque un corso di progettazione dal quale emergerà un vincitore che farà una fattibilità. Noi l'abbiamo sempre fatto qui da sfida, perché in base al nuovo codice degli appalti è possibile andare ad appaltare le opere attraverso questa progettualità che in maniera molto profana va nel mezzo tra un preliminare e un definitivo, quindi ci permetterà comunque di avere un progetto cantierabile. Stessa cosa all'interno del concorso di progettazione, abbiamo dato anche qui, speriamo, è stata nominata la commissione, quindi speriamo a breve di dare il risultato del vincitore anche per l'accessibilità al centro storico zona Porta Canale, quindi vedremo quale sarà il vincitore del concorso e vedremo quale fattibilità verrà fuori, perché è un tema molto sentito, evidente che sono due progettualità molto onerose e anche molto, diciamo così, forti per il territorio, però come si dice bisogna sempre farsi trovare pronti, perché qua magari le occasioni arrivano, i bandi e altre situazioni di fondi, e quindi avere un pezzo di carta pronto da tirare fuori è sempre importante, così come a giorni stiamo lavorando per chiudere uno studio sulla viabilità della zona centrale di Casentina, che poi si andrà a concentrare sempre qui, fondi permettendo, quando sarà a un livello più avanzato, più dettagliato di progettazione per piazza Mazzini. Per quanto riguarda l'ambiente, noi avevamo iniziato con la precedente amministrazione un project financing per l'efficientamento energetico. Negli ultimi due anni si è stravolta un po', diciamo così, l'evoluzione di questa materia, perché naturalmente all'inizio si pensava, come è stato fatto per la pubblica, un semplice cambiamento a LED o delle caldaie eccetera eccetera, naturalmente in virtù di quanto è successo e dell'evoluzione che ha avuto la materia, abbiamo pensato un attimo di fermarci e di ripartire, soprattutto con la ditta che ci ha presentato questo progetto, poi chi lo vince, però nel senso cercheremo di adeguare la progettualità a quelli che sono i tempi, così come abbiamo delle situazioni attraverso l'aiuto dei privati che sono in essere per, diciamo così, l'utilizzo del fotovoltaico, perché poi non possiamo dimenticare il fatto che finora magari soprattutto a livello dei lavori delle belle cose che andremo a risollevare, a restaurare, quelli che sono dei contenitori, ma poi questi contenitori dovranno essere alimentati, quindi poi magari ne parlerà l'assessore, sappiamo i costi ulteriori che abbiamo dovuto sostenere nell'ultimo anno per le utenze, quindi dobbiamo farci trovare pronti anche da questo punto di vista. E poi c'è stato protocollato poche settimane fa un piano per della rete 5G sul territorio, che qui è una normativa nazionale, però noi stiamo tenendo volta con quello che è il nostro piano di antenne, per non dare una, diciamo così, una mappatura indiscriminata su quella che è la presenza delle antenne sul territorio.
Stato si è espresso e l'azienda è stata attivata. Abbiamo una situazione similare qui sul Garno, del Tardo Filbio, e anche qui stiamo facendo di tutto attraverso DAPAM, attraverso le vie legali, per cercare di evitare, diciamo così, un'ulteriore antenna in una posizione che non è prevista da quello che è il nostro piano delle antenne. Sempre in materia, c'entra poco, però è una materia, la cito qua perché comunque è in materia dell'assessore Pezzola, abbiamo un bando sul PEVA, sul piano di eliminazione delle barriere architettoniche, non è una cifra stratosferica, però vediamo cosa possiamo fare. L'obiettivo nostro, non dico era la bandiera viola, però cercheremo in futuro naturalmente di prendere coscienza Lilla, scusa, però c'è una cosa, Lilla, che però ci sta, non ho detto un colore molto lontano là, c'è costato anche farlo da tanto tempo, però è un tema molto sentito, evidente che anche qui è un tema che necessita di copertura economica, perché è evidente che andare a organizzare un piano di eliminazione di barriere architettoniche sul territorio necessita di un grande sforzo economico, quindi speriamo che arrivino anche delle risorse che permettano ciò. Per quanto riguarda il commercio, soprattutto per attività di bar e ristorazione, già nel regolamento è prevista la diminuzione del 50% del suolo pubblico. Durante questo anno abbiamo ridotto di un ulteriore 30% il suolo pubblico per queste attività, per cercare di promuovere il commercio, soprattutto in centro storico, ma è stato un bando aperto a tutte le attività di queste categorie nel territorio. Così come abbiamo aumentato gli incentivi da 200 a 300 euro per attività delle nuove aperture, delle nuove attività in centro storico, è stata una, non dico ottimo, però una buona adesione da parte di nuove attività che sono nate, c'è cioè l'impegno da parte dell'amministrazione anche attraverso, diciamo così, attività che non sono del territorio, che magari in altre situazioni hanno preferito cambiare area. Stiamo cercando di capire se c'è la possibilità di virtù, proponendo appunto questi incentivi, stiamo proponendo la possibilità di portare, diciamo così, da noi. Da parte dell'ufficio, anche qua, un altro applauso soprattutto all'ufficio urbanistico, all'ufficio di polizia locale. È stata comunque conclusa una procedura molto difficile, che è quella del castagno, perché comunque, ripeto, poi noi parliamo delle cose che vogliamo fare, che vogliamo portare avanti, però c'è un lavoro anche più oscuro che necessita di tempo, quindi è stata portata a termine. L'accordo ad oggi con il privato è rispettato, quindi stiamo andando avanti da quel punto di vista. Abbiamo visto che è uscito un bando sui centri commerciali naturali, che riguarda però, non riguarda però l'ente pubblico, riguarda i privati. Stiamo ragionando appunto sulla zona Branca d'Oro e sulla zona centro storico, proprio cercando, c'è stata già una prima riunione con una persona, diciamo così, che faccia da interlocutore per arrivare a raggiungere questo bando, e l'obiettivo è quello naturalmente andare di convocare i privati per capire come andare avanti. Così come sono stati in regione l'altro giorno, usciranno ulteriori bandi sui centri commerciali naturali, soprattutto sui borghi storici, perché durante l'anno siamo stati, abbiamo lavorato per essere inseriti, cose che ad oggi non c'era, sui borghi storici delle Marche. Come detto, poi ne parlerà l'assessore Bracalente. Abbiamo fatto anche uno studio, tra i vari studi che abbiamo dato anche un incarico a una società per una rivisitazione di quelli che sono i contratti in essere presso il comune. Naturalmente abbiamo fatto partire uno studio da quelli che sono i contratti onerosi per le casse comunali, proprio in questi giorni stanno arrivando dei risultati. Il nostro obiettivo naturalmente è confrontarci con chi ha in gestione questi servizi, perché naturalmente poi, ripeto, lo dirà l'assessore, in quest'ultimo anno ci siamo trovati con un aumento di stato sui contratti dell'11%, ci siamo trovati con determinati aumenti su tutti i contratti, su tutti gli appalti, quindi ci siamo trovati anche in una situazione economica per cui abbiamo potuto agire nei limiti di quelle che erano le risorse economiche, e quindi andare a rivisitare, a rivedere le condizioni contrattuali di alcuni contratti già in essere, secondo noi era cosa dovuta nei confronti di tutti, perché poi parliamo di soldi dei cittadini. Per quanto riguarda, qui c'è il vice sindaco, assessore dello sport, l'abbiamo fatto anche molto da un punto di vista sportivo. Quest'anno non l'abbiamo riproposto, ma solamente perché tra una cosa e l'altra le risorse messe l'anno scorso erano elevate e siamo comunque andati a finire nella novità 2023. Abbiamo fatto il progetto sport per tutti, per andare a favorire e andare a sostenere quelle che erano le spese delle famiglie per quanto riguarda l'attività sportiva dei bambini. C'è stato il sostegno comunque alle iniziative
iniziative cittadine, il lavoro comunque al fianco del dottor Della Valle e del centro di aggregazione che l'ha preso in gestione per l'apertura dello stadio Della Valle, il campo di Vico Cascinari che tra una spesa e l'altra, grazie anche qui con l'aiuto della società sportiva, l'abbiamo fatto ripartire ed è omologato in teoria all'interno della prima categoria, poi che ci facciano allenamenti, però è una struttura di fatto completamente operativa, così come è finito quello che è stato il la collaborazione pubblico-privato per la realizzazione dei campi da padel a Vico Cascinari. Abbiamo in bilancio 391.000 euro per la sistemazione del Mandozzi che riguarderanno appunto la recinzione, l'impianto di illuminazione del muro lato di Area Roma e il trasferimento delle utenze in virtù del fatto che l'area spogliatoio comunque ha determinate problematiche a livello normativo nella parte bassa ed è in essere, questo lo dico, in essere un discorso con i privati relativi, chiamiamola in maniera semplicistica, all'area dei campi da tennis e ci siamo visti più volte, c'è un progetto che naturalmente non posso mentire né svelare, dei privati su quell'area che speriamo venga in essere, possa essere svelato prima possibile. Siamo stati in regione naturalmente per la legge provvedonale luce già detto in sede di lavori di manutenzione, ma abbiamo avuto la conferma che è stato inserito nel marzo 2032 che doveva essere presentato oggi da parte dell'assessore regionale Valdelli presso la sede della provincia di Fermo e quindi è stato inserito a livello di PFTE la realizzazione che ci sono le risorse per la realizzazione della città di Sultena, solo che la prima progettualità era stata annunciata dal genere civile, quindi dovranno ripartire da quella progettualità per andare avanti, ma ci hanno garantito che partiranno nel più breve tempo possibile, naturalmente stanno dando priorità a quella della Vendella Civitanova di Cascinare. Stessa cosa all'interno di Marche 2032 in sede di progettualità già scritto, ma lavoreremo per portarlo avanti, il famoso protocollo d'intesa tra gli otto comuni per la ciclabile Succhietti, all'interno della viabilità, nuova viabilità dell'ospedale di Fermo che passa al lato sud del fiume Tenna, è evidente che manca, e questo nei prossimi giorni lo faremo presente la regione, manca un collegamento con la frazione Luce e Sant'Elpidio a Mare. Questo è l'obiettivo dopo la predella e dopo la città su cui lavoreremo, perché è di fondamentale importanza che vi sia un collegamento con la frazione Luce e con Sant'Elpidio a Mare, perché parlando con i tecnici e con i dirigenti della regione è evidente che si realizzeranno un ponte di collegamento con questa viabilità all'uscita dell'autostrada e il successivo ponte tra la zona Morini, è evidente che ci sono chilometri e chilometri di strada senza un collegamento, di fatto Sant'Elpidio a Mare è tagliata fuori da questa progettualità. Per quanto riguarda l'urbanistica, abbiamo portato a termine una variante a bilancio, il ringraziamento va naturalmente a chi ci ha lavorato, anche a una progettualità che è partita con la vecchia amministrazione, che però a livello di lavoro naturalmente è ricaduta su quello che era l'ufficio fino al mese di aprile, fino al mese di maggio, con più di 200 istanze di privati che sono state accolte, così come abbiamo portato in giunta la variante della modifica dell'articolo 49 dell'NTA sui crinali. Stessa cosa è andata avanti la progettualità sulla digitalizzazione, anche qui è un qualcosa che non era mai stato fatto, dell'archivio dell'urbanistica, evidente che è stato fatto solo una parte in base alle risorse che avevamo, abbiamo, ve lo do, 370.000 euro di fondi per la digitalizzazione che hanno determinate specifiche tematiche di riferimento e che però naturalmente ragioniamo con l'economia di lottare sul completamento della digitalizzazione dell'archivio. L'ufficio è stato completato con un innesto, proprio l'altro giorno ci sono state ulteriori due mobilità e quindi entro la fine dell'anno andremo finalmente a potenziare questo tipo di ufficio, abbiamo potenziato l'ufficio cultura con due nuove unità, il prossimo obiettivo è potenziare in parte l'ufficio tecnico e in parte l'ufficio amministrativo che si occupa di bandi e gare. Con l'assessorato all'urbanistica l'obiettivo nel prossimo bilancio di previsione è quello di inserire risorse per continuare quella che è la progettualità iniziata a Nomisma per quanto riguarda la zona del centro storico e la zona Brancatoro, così come stiamo studiando l'inserimento di uno o due capitoli chiamati la città che vorrei, soprattutto per uno studio urbanistico della frazione Luce in virtù appunto di quello che vogliamo che sia collegata a questa nuova viabilità e soprattutto a Vico Cascinari per quello che sarà il futuro di quella frazione.
quest'opera eventualmente, che eventualmente io penso che si farà, e quindi in virtù di quello che si andrà a fare. Concludo con due o tre ultime cose. La prima, il lavoro che è stato svolto con la polizia locale sul controllo del vicinato, che di fatto è una realtà esistente e consistente sul territorio a livello di partecipazione attiva alla sicurezza. Abbiamo vinto un bando scuole sicure, l'ho detto anche prima, per la videosorveglianza sulle scuole. L'obiettivo era nel programma elettorale del 2024 di andare a, diciamo così, a formulare un bando per il potenziamento della videosorveglianza e coinvolgere in questo caso le attività private. Poi abbiamo inserito questo, che poi è materia, diciamo così, oggetto a volte di critica, a volte per qualcuno è stato accolto bene, questo famoso giorni sosta per il centro storico. Io posso dire solo dei nomi: si è partiti da 300 giorni sosta al mese, siamo arrivati a 1200 giorni sosta al mese. Sinonimo, secondo me, che è stato utilizzato e poi alla grande. Poi, se qualcuno domanda, sono stato il primo a dire utilizziamo un sacco che è gratuito per tutti, ma per motivi di privacy lo stiamo vedendo adesso, perché all'interno, e non l'ho detto, all'interno della delibera per cui per la prima volta abbiamo due pagine ufficiali del comune di Sant'Egidio a Mare, non la pagina come era prima adesso per il sindaco, la mia che ho utilizzato in campagna elettorale, abbiamo il comune di Sant'Egidio a Mare, che è quella più istituzionale, in cui vengono poste tutte le informazioni a livello generale sul comune. Abbiamo anche una pagina di casa del mio turismo, e mi sforzerò sempre di dire, già c'è stato un incontro io con il sindaco di Porto Sant'Egidio, un incontro da me, sempre il sindaco di Porto Sant'Egidio, gli assessori di riferimento alla cultura, perché appunto Sant'Egidio Turismo è un nome talmente generico che racchiude anche la comunità di Firenze di Porto Sant'Egidio, e penso che possa essere uno strumento utilizzato per una promozione univoca delle attività sul territorio. Dicevo questo perché all'interno della stessa delibera è stato deliberato, poi naturalmente ancora non c'è in maniera reale un numero WhatsApp sulla scia di alcune città italiane che l'hanno già utilizzato per la promozione di quelle che sono le attività sul territorio che possa arrivare a tutti i cittadini del territorio di Firenze e anche oltre, per la promozione di quello che avviene sul territorio, ma anche utilizzato in caso di emergenza, perché poi faccio un esempio su Flaminio, molti abbiamo delle emergenze, le modalità di notifica sono diverse, proprio col comandante anche qua stanno studiando, soprattutto per la zona del ponte dell'Etna, che è quella sempre più critica a livello di emergenze, un cambiamento del modello di notifica, perché poi ci siamo resi conto dei numeri che quest'altro non è scaricato da tutti, e soprattutto in quell'area deve essere in caso di emergenza di un contatto diretto e immediato nei confronti dei cittadini. Però ho detto questo perché appunto c'è andato un po' per le rughe, perché utilizzando me, come si chiama, Meta, no, nel senso per WhatsApp, adesso posso sbagliare, Meta, ci sono dei problemi appunto di privacy, e quindi stiamo lavorando per cercare di risolvere queste problematiche, che si erano poste naturalmente la ditta concessionaria di parcheggi non ha la potenzialità per risolvere questo tipo di problematica, e quindi abbiamo utilizzato l'SMS normale. Ad oggi è rimasta la quinta a far pagare gli SMS, e quando se ne costano 7 o 12 centesimi, per mezz'ora che sarebbe 40 centesimi di parcheggio, quindi alla fine 33 centesimi di risparmio ci stanno sempre. E poi vi faccio una battuta: quando insieme alla ditta abbiamo progettato questo tipo di formula, la ditta mi ha fatto presente una cosa, che degli altri comuni interessati viene utilizzato per 15 minuti, perché dice: se tu scendi, metti davanti al bar con 100 operatori, 15 minuti ne può diventare 30, perché se vedi che passa, poi non un SMS quando passa, quindi tu immagina che dice: se c'è 30 minuti, la fine può diventare un'ora. E ripeto io, è un servizio che comunque non è che per un video, perché comunque grava sulle casse comunali, quindi è un servizio che viene dato ai cittadini. Così come con il comandante abbiamo un piano di rivisitazione in minima parte, perché i parcheggi ahimè purtroppo non ce li inventiamo, dei parcheggi del centro storico che avevamo, diciamo così, studiato, perché ci siamo resi conto che i servizi sono poco sfruttati, quindi cercheremo di modificare quello che è il servizio attuale attraverso uno scopo di un'altra attività, tra cui una, diciamo così, pulizia maggiore e una, diciamo così, un controllo da parte delle zone centrali, sia del centro storico che delle frazioni nei giorni festivi. Sempre in merito alla polizia locale, vi ricordo già che in sede di bilancio di previsione 2023
hanno mantenuto le stesse cifre che erano nel bilancio 2022 per quanto riguarda le entrate, quindi non abbiamo aumentato i proventi relativi al codice della strada, e vi preannunciamo già perché la delibera è oggetto ormai di essere approvata in giunta, che per il prossimo anno rimarremo sempre su quelle, diciamo così, su quelle cifre che sono state stabilite nel 2023. Sempre qui faccio un ringraziamento, lo giro insieme alla Polizia Locale, ho detto prima, i fondi per la digitalizzazione sono arrivati 370.000 euro che devono essere utilizzati per il cloud, che si è fatto attivo, le notifiche digitali, l'identità digitale, PagoPa e l'utilizzo dell'app Io. Per quanto riguarda, e concludo, la cultura, è evidente che ci stiamo muovendo su più fronti perché siamo limitati da quello che poi sono i lavori che stanno partendo. Poi io ho detto lavori su immobili pubblici, ci sono anche degli immobili privati, soprattutto in centro storico, per cui sapete meglio di me che sono stati gli aperti termini per il 110, stanno arrivando i fondi dell'USR, del SIMA, per i privati, e quindi partiranno anche ulteriori cantieri, proprio li stiamo vedendo con questi privati per cercare di ottimizzare questi cantieri in modo che non si crei ulteriore disagio per i cittadini. E quindi ripeto, il bello sarà, dico sempre io, che da questa possibilità che abbiamo avuto con la rigenerazione urbana, che andremo a rivalutare, a valorizzare quelli che sono dei contenitori come la Misericordia, come la San Francesco, come la Pinacoteca. È evidente che in questa fase non abbiamo dei contenitori in grado di spostare qua e riapriamo di là, eccetera, eccetera. Quindi ci troveremo in una fase, diciamo così, chiamiamola di transizione. Sapete meglio di me che abbiamo approfittato di questa grande occasione che ci ha dato il Museo Diocesano di Monaco per portare il trittico a Monaco di Baviera, e ciò ha portato anche una sistemazione del trittico, e vi preannuncio che il politico è andato in ancora per una sistemazione, per un progetto che sarà sperato però dalla Sovrintendenza delle Marche, che ringrazio per questa opportunità. Quindi l'obiettivo è che man mano che rientrano queste opere andremo ad allestire, pensavamo proprio qui in sala del Consiglio Comunale, un piccolo, chiamiamolo così, museo miniatura, proprio per non andare a, diciamo così, a chiudere del tutto quelle che sono le opportunità. Vi dico già che i primi di dicembre, pensiamo, speriamo, che proprio al Lume di Candela, che verrà riaperta la Torre del Cittadino, quindi un'altra opera che finalmente è stata portata a termine, e il prossimo anno, tra le tante cose, anzi scusate, dimenticavo, abbiamo vinto un bando, quindi stiamo in fase di esecuzione della digitalizzazione dell'archivio storico, ed è in parte stato portato sotto proprio per dargli una degna connotazione, però ecco, la digitalizzazione ci permetterà anche di lavorare quando poi avremo successivamente i giusti spazi per rivalutarlo e metterlo, secondo me, in un contenitore che diciamo merita in virtù di quello che stiamo parlando. E il prossimo anno stiamo lavorando per i 500 anni del Bacio, stiamo aspettando, abbiamo attraverso i consiglieri regionali fatto una proposta di legge regionale, stiamo aspettando uno l'approvazione, due di capire i fondi a disposizione. E poi parlo di eventi, nel senso che proprio mercoledì di sera ci sarà la presentazione della stagione teatrale, un plauso per l'assessorato e l'assessore Romagnoli, perché l'anno scorso abbiamo avuto una stagione teatrale di fatto sempre soldato, abbiamo avuto col Ballone di Candela, che è stata una sua intuizione che ha portato tantissime persone a San Vittorio a Mare, abbiamo avuto un'estate piena di iniziative, perché d'Argenza al Patrono, le feste storiche, sotto il Gerardua, il centro storico è stato sempre pieno e vitale, gli avventi di Via Borgo che comunque hanno portato sopra 200 prenotazioni, perché ripeto sempre che questa è un'iniziativa che magari può essere fatta direttamente dal privato, il nostro obiettivo era stuzzicare appunto il privato, e perché per far capire che anche con le proprie gambe può riuscire a fare un qualcosa del genere, che però ripeto comunque ha portato a lavorare i privati, a prendere più di 200 prenotazioni a sera, e fa scoprire a tante persone quegli sporci della città che magari non avrebbero assaporato, diciamo così, in maniera normale, con un costo che ahimè si paventano costi esagerati eccetera eccetera, ma con un costo in media di 1.200 euro a serata, perché organizzare eventi tra serate, allestimento e tutto quanto, sapete meglio di 1.200 euro a serata, sapete meglio
scelto di puntare, faccio un esempio perché tanto chiacchierato in questi giorni, che lei ha, che di fatto è stata forse parlo solamente non qualitativamente, assolutamente, parlo solo in termini di presenze, l'evento che ha avuto meno, diciamo così, presenze, è evidente che determinate progettualità, siccome la regione propone ogni anno determinati bandi che hanno dei vincoli e che hanno anche dei vincoli da un punto di vista economico perché deve spendere una determinata cifra minima, è evidente, vabbè, lo sapevo perché che se la regione ci rimborsa determinate cifre per il jazz e per altri eventi tra cui lo scopriremo strada facendo in media, è evidente che ahimè quei soldi che sono stati un po' spifferati non sono dei rilievi perché di fatto ci è costato presso che però lo vedremo strada facendo. È evidente che questi ragazzi che lavorano da sempre al Medei i due giorni, già non dico il giorno successivo ma il secondo giorno successivo ci siamo incontrati perché l'obiettivo è cercare di capire dove si è sbagliato e dove si è sbagliato parlo sempre Mario perché anche intorno c'erano dei eventi di un determinato tipo, è stato scelto Mario un fine settimana che non era diciamo così congruo per questo tipo di iniziativa, quindi lavoreremo, ci crediamo e lo portiamo avanti, però per dire che comunque quello che dà l'assessore della Calente abbiamo speso molto 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 meno, ma non perché non volevamo spendere, ma perché ahimè da qualche parte, vi ho detto di domenica che abbiamo avuto da qualche parte dovevamo pure andare a mettere mano. Per l'assessorato alla cultura è stato molto difficile perché in una situazione di normalità c'è programmazione, in una situazione diciamo così di precarietà, perché il primo anno l'amministrazione sapete meglio di me che comunque ci sono determinate difficoltà, non programmare, andare, non dico arrancando, però andare senza riuscire magari a livello promozionale a far partire una promozione due o tre mesi prima dell'evento e raggiungere comunque determinati numeri, secondo me è molto molto importante. Da ultimo, e non da ultimo per importanza, il ringraziamento lo faccio qui naturalmente alle associazioni del territorio, perché noi comunque le abbiamo sostenute, perché noi comunque, ripeto, nelle nostre ristrettezze di bilancio abbiamo dato comunque il nostro contributo, abbiamo parlato forse per la prima volta chiaramente con loro dicendo che ci trovavamo, ci troviamo in una situazione in cui non possiamo sicuramente far meglio di quello che facciamo, però da parte loro c'è stata sempre una grandissima risposta, hanno comunque fatto tutti gli eventi che venivano proposti nel cartellone negli anni precedenti con grande successo e sicuramente stiamo già lavorando sempre di bene, in maniera dignitosa, senza esagerare, per cercare di dare un Natale diciamo così dignitoso al territorio. E ripeto, poi ci sono associazioni che sono più autonome, prima ho citato quello che mi candela, ho citato tanti eventi, cito anche l'anno scorso per la prima volta il presente vivente a Santa Croce che ha portato più di 1000, da 1000 a 1500 presenze, quindi è un altro segno che quando c'è collaborazione naturalmente si possono arrivare a dei grandi risultati. Ora penso io, ho detto che sarei stato breve, ma penso di essere stato abbastanza lungo, lascio ancora la parola all'assessore Bracarelli, ma per fare un punto dal punto di vista economico e poi massima condivisione e domande siamo qua apposta. Grazie per la pazienza. No, cercherò di dire. No, allora lo dico io. Naturalmente ho preparato un buon report su tutto perché penso sia dovuto. È evidente che poi quando si va soprattutto nelle frazioni che interessano, interessa soprattutto no, quello che si fa nelle frazioni. Quindi ho preparato anche delle chiamiamole slide scritte carta e penna perché mi piace carta e penna specifiche per le frazioni. Quindi cercherò di essere più breve. Però essendo la prima serata, essendo che siamo al capoluogo, ho cercato di dare diciamo così un orizzonte a 360 gradi, perché penso anche sia dovuto, ripeto, perché comunque abbiamo fatto una conferenza per il primo anno di mandato, ci sarebbe piaciuto andare tra la gente prima, questo sicuramente, quindi in virtù del fatto che siamo partiti con un anno di ritardo, penso che chi non è informato, che fosse giusto per chi non era informato, dare un po' una prospettiva su tutto il lavoro che è stato fatto, io dico sempre può fare di più sicuramente, questo non lo metto in dubbio, però ecco, l'impegno da parte di tutti è massimo, io come sapete faccio il sindaco diciamo così H24
24 in questa fase della mia aspettativa, però chi sta vicino a me comunque continua a lavorare, c'è una famiglia tutto quanto, e li ringrazio, non l'ho fatto mai, li ringrazio pubblicamente, anche stasera Paolo non c'è, però sono persone che levano tempo alla famiglia, anche perché loro mi conoscono, sono loro magari chi già ha due rapporti con me, e può essere che scrivo anche a mezzanotte quando mi arriva l'idea o mi arriva una cosa da diciamo così da suggerire, e quindi sono sempre disponibili. Sì, chiudo, vai grazie. Sì, io diciamo a me la parte più tecnica a parlare di numeri, perché comunque sia è un anno e mezzo che ci siamo insediati e abbiamo tutto lavorato su quelle che sono le cifre, su quelli che sono i numeri, perché comunque ci siamo insediati anche lo scorso anno, abbiamo avuto a che fare con purtroppo aumenti di prezzi che hanno provocato comunque a fine anno abbiamo fatto un parte di variazioni per poter coprire quelli che erano le spese per l'utente, le spese per tutte le bollette. Abbiamo anche lo scorso anno lavorato su quello che poteva essere un vademecum proprio per cercare di andare a limitare quelle che potevano essere le spese per l'energia, per le tasse, per queste utenze principali, però è anche vero che sappiamo che quando abbiamo a che fare con categorie che sono più fragili, qua le scuole, qua comunque sia la casa di riposo, abbiamo visto che purtroppo questo vademecum ha portato anche pochi risultati, perché per carità, per far stare al freddo gli uffici pubblici che comunque sia su questo hanno rispettato le regole, però le scuole sappiamo benissimo che non è facile andare o dentro quello che fosse la casa di riposo di delle persone comunque sia anche fragili. Volendo parlare di numeri, come comunque sia prima parlava Alessio, noi praticamente abbiamo avuto quest'anno un aumento principale di tutti quelli che sono i contratti comunque sia che avevamo in essere, quindi con causa dell'adeguamento ISAT, ma è perciò ad esempio anche volendo parlare in concretezza di numeri, la casa di riposo ad esempio dei 710.000 euro quest'anno ci si è trasformata in 790.000 euro, quello che è anche a parte per mille, da 417.000 euro a 549.000 euro, quello che è minore, come diceva Alessio, perché comunque sia anche qui non abbiamo un contratto, ma ci sono delle famiglie e dei ragazzi che comunque dobbiamo assolutamente, non possiamo fare a meno indietro davanti a queste situazioni, lì siamo passati da 138.000 euro a 230.000 euro, quindi una spesa quasi raddoppiata, e che anche qui purtroppo quest'ultima variazione che andremo a fare a fine, abbiamo lavorato, insomma, che andremo in consiglio a fine mese, vedrà infatti una delle principali cause di questa variazione sono state proprio questi minori. Per quanto riguarda anche il contratto, ad esempio, per la CNE che abbiamo con la Tintana di Tempesi, con questo contratto ha causato praticamente quest'anno un aumento di 150.000 euro. Questi 150.000 euro che non sono stati spalmati comunque sia tra i cittadini, ma che sono stati coperti dalle casse pubbliche. Per non parlare poi comunque sia anche di interessi passivi, perché come sappiamo, come nel privato, comunque ci sono stati aumenti di tassi di interessi anche nel purtroppo abbiamo avuto aumenti vertiginosi dei tassi di interesse e anche magari dovuti al fatto che ad esempio lo scorso anno ci si è trovati a delle anticipazioni comunque sia di cassa per poter terminare la scuola Martinelli, che anche qui adesso stiamo quasi concludendo una rendicontazione, l'ultima rendicontazione, ma anche quella ancora non è conclusa, e quello purtroppo ha causato un aumento importante anche qui quanto riguarda questi tassi di interesse. Noi sin dall'inizio abbiamo cercato di gestire in maniera non oculata, forse anche di più, tutti i tipi di qualsiasi tipo di risorsa. Anche quest'anno, come diceva Alessio, ringraziamo le associazioni perché comunque sia rispetto allo scorso anno magari ci veniva dei contributi molto più importanti da parte nostra, perché anche qui parlando di bilancio parliamo a 89.000 euro, siamo quest'anno purtroppo concentrati a 36.000 euro, abbiamo quindi dimezzato anche questi contributi cercando comunque di poter affiancare queste associazioni con magari aiuto da parte nostra per quanto riguarda i nostri operai, oppure magari anche con
quanto riguarda ad esempio la riduzione, abbiamo per quel che se ne voglia, perché comunque sia rispetto di risorse o meno, però anche qui per quanto diceva adesso, la stagione catrale, la stagione comunque sia estiva, il cartellone estivo, anche qui aveva subito una grandissima concentrazione, perché l'anno scorso anno passiamo, siamo passati da 225.000 euro a 130.000 euro, e quindi questo comunque sia, cioè, quando abbiamo numeri alla mano, diciamo, questi parlano chiaro. Oltre diciamo, ad aver concentrato queste risorse, abbiamo anche qui messo al lavoro tutti gli uffici, che ringraziamo, perché comunque stiamo attendendo, come diceva Alessio, conferma da parte della Regione di questi risultati, ma abbiamo partecipato a tutti i bandi possibili per poter fare qualcosa, perché altrimenti da soli con le nostre risorse non riuscivamo sinceramente a fare male, anche se può sembrare un monto, però comunque sia a fare tutto quello che abbiamo fatto. Volendo parlare anche di manutenzione, sì, è vero, quest'anno abbiamo comunque speso meno di manutenzioni, però non è che abbiamo dimezzato le manutenzioni, perché se lo scorso anno abbiamo speso 300.000 euro, quest'anno abbiamo speso quasi 500, quindi 480.000 euro, quindi comunque abbiamo anche quest'anno lavorato sulle manutenzioni e speso anche qui. Per quanto riguarda, quindi, come dicevamo prima, il dato certo delle spese dell'energia di tutte queste utenze, anche quest'anno purtroppo pensavamo a una contrazione, una minima contrazione, perché la legge di bilancio stessa ci aveva consigliato di accantonare, stanziare il 70% della spesa nel 2022, ma purtroppo anche questo non è stato sufficiente, perché le ultime variazioni, tra cui quella che faremo proprio anche qui a fine mese, riguarderà in parte anche queste spese per le utenze. Abbiamo inoltre avuto un aumento importante per quanto riguarda la pubblica, perché comunque si tutta coloro che gestiscono l'illuminazione del nostro territorio, perché lo scorso anno abbiamo avuto un esborso di 300.000 euro, quest'anno di 470.000 euro. Quindi anche qui parliamo di una cifra importante che purtroppo abbiamo dovuto far uscire da queste tasse. Abbiamo lavorato moltissimo, parlando chiaramente ai privati, e abbiamo anche chiesto ai privati, infatti molti eventi li abbiamo fatti grazie al sostegno economico avvenuto tramite le sponsorizzazioni da gran parte di questi privati, che comunque si ringraziamo pubblicamente perché non si sono tirati indietro. Per quanto riguarda gli aumenti delle imposte, siamo comunque sia sempre stati contrari ad aumentarle. È vero che sempre, per quello che se ne parli, sembra che comunque sia, cioè, abbiamo avuto questo aumento del canone unico, ma in realtà anche qui questa sera vorrei precisare, approfitto per precisare che in realtà non è che si tratta di un aumento, perché comunque diciamo questo canone unico deriva in parte dalla legge di bilancio del 2021, dove praticamente c'era un po' un piccolo contenzioso, sembrava, tra comune e provincia, perché una legge di bilancio scritta un po' male, dove alcuni, diciamo, noi fino all'ultimo abbiamo cercato di interpretare magari questa legge a favore nostro rispetto alla provincia, ma invece quest'anno la legge di bilancio 2022 già proprio ha posto la parola fine a questa piccola, diciamo, confusione, e quindi ha stabilito tranquillamente, chiaramente, insomma, che tutta la parte del gettito dovuto ai cambi alla tassa dell'occupazione, insomma, su tutte le strade provinciali, sia all'interno che all'esterno dei centri abitati, passasse con la provincia. E questo per noi ha causato un ulteriore gettito di quasi 30.000 euro. I numeri che la maggior parte delle comunità che vengono fatte nel nostro territorio, diciamo, provengono anche da cittadini domestichensi. E quindi abbiamo, diciamo, fatto questa scelta proprio per cercare di evitare di andare a colpire i cittadini del nostro paese. E quindi, diciamo, la principale variazione è stata questa, e poi abbiamo cercato di adeguare quelle che erano comunque sia le strade di prima categoria e di seconda categoria, perché comunque ci sono delle aliquote diverse che vengono applicate su questi, comunque sia, su questa tassa di occupazione, che vanno a seconda di queste strade. Siccome questi, i nostri clienti, stanno in prima categoria e di seconda categoria,
quanti che non vanno usati allo stesso modo, e quindi abbiamo, diciamo, cercato di andare a recuperare quelle che erano queste due, insomma, categorie di strade. Oltre a questo, diciamo, quello che abbiamo cercato sempre quindi di fare da un anno a un anno e mezzo a questa parte, di gestire in maniera puramente oculata ogni tipo di risorsa, di far fronte quindi così a tutte queste che erano necessità improrogabili, perché comunque sia erano necessità improrogabili, e di andare insomma a diminuire quelle che erano comunque le spese, le risorse a disposizione per poter comunque sia fare delle teste, per poter insomma come si dice, organizzare qualcosa che sì, è bello, però purtroppo viene oggi anche considerato come non indispensabile, quindi le priorità, diciamo, abbiamo sempre cercato di soddisfare quelle che erano le priorità. Ora, come diceva Alessio, stiamo cercando comunque sia, sicuramente partirà anche fine anno anche con i nostri consiglieri delle campagne di ascolto, proprio per cercare insomma di capire all'interno di ogni singola frazione, tutte le varie frazioni, quelle che saranno le esigenze, perché anche qui stiamo lavorando sul bilancio di previsione e stiamo impegnando proprio per andare a presentare sicuramente prima di Natale, e quindi magari se riusciamo possiamo cercare insomma di capire anche lì quelle che potrebbero essere le priorità che vengono dalla cultura. Entro fine anno stesso speriamo che a presente per aperto lo sportello comunque sia funzionale, anche qui abbiamo lavorato per poter aprire, che sia uno dei nostri punti della campagna di adesso, quindi comunque ci siamo, stiamo lavorando in questo anno e mezzo per poter far sì che insomma riaprire. E poi ecco, io sono a disposizione se volete sapere qualche altro numero, qualche altro, diciamo, più nello specifico, però ecco, questo era un po' cercare di toccare quelle che erano le spese e le cose insomma più essenziali, dove effettivamente sono state concentrate insomma sia le nostre attenzioni che le nostre risorse per poter affrontare questo primo anno e mezzo. Io posso parlare, vorrei aggiungere un paio di cose. La prima è che con la precedente amministrazione è stata fatta una scelta, sappiamo tutti che abbiamo passato un anno più difficile in virtù del Covid, e quindi ci trovavamo, poi ora ci siamo trovati con gli accertamenti al 2018. Io lo spiego tutti come se fosse un'azienda privata, e sono arrivati in questo anno gli accertamenti del 2018 che erano previsti proprio per la prescrizione, il bilancio di previsione, che abbiamo aggiunto solamente gli accertamenti, ma poi anche per il lavoro degli uffici non sarebbe in grado di gestire una situazione maggiore, però gli accertamenti del 2019 per farvi capire anche naturalmente la situazione, che è giusta, perché ripeto, non era giusto secondo me andare a sentire le casse della famiglia per le difficoltà, però evidentemente il bilancio comunale in questo primo anno ha risentito anche questo tipo di situazione, perché poi anche essendo, no, corretti nei confronti, perché poi come dicevano gli accertamenti, no, è il diavolo pure la parte cattiva, però è anche una forma di rispetto nei confronti di chi invece rispetta i pagamenti, paga tutto quanto, magari chi non lo fa non rispetta questo tipo di procedura. Quindi ci troviamo anche in questa situazione, perché in questa situazione ci troviamo in una situazione naturalmente in cui dobbiamo gestire le risorse in maniera oculata, proprio in virtù anche di questa situazione, che cercheremo di recuperare naturalmente strada facendo piano piano, perché mi è pure che non possiamo andare a accertamenti a favore nei confronti delle famiglie acquisti. Quindi questo è un ulteriore punto. E poi, come detto, si è parlato di aumenti vari sulle lettere, sui trasporti pubblici, in realtà le tariffe sono rimaste pressoché uguali. Se c'è stato un piccolo aumento di qualche euro era relativo all'adeguamento Istat, non sono state aumentate, diciamo così, nulla, come ha precisato l'assessore Pagarelli, in virtù dell'adeguamento Istat, il contratto per le cose era quello della rete in precipo per
tagliare da qualche altra parte, però piuttosto che aumentare 5-10, non so che circa venisse euro all'utenza relativa alla TARI, abbiamo preferito accollarci a livello di bilancio, andando magari ad eliminare ulteriori voci, abbiamo preferito tenercelo per noi. Ahimè, l'ha spiegato l'assessore Bragalente, per quanto riguarda con il momento che c'è stato, è stata una strada di seconda categoria per quanto riguarda il canone di occupazione. Posso?
Ho preso un piacere che dopo 20 anni di esistenza finalmente si comincia a prendere in esame il discorso del ponte di Zola Tracconi per intenderci. Sono 20 anni che, se vogliamo dire, che è un'opera strategica e importante per il sviluppo del paese, tant'è vero che l'allora sindaco di Duccio era d'accordissimo a intervenire, perché per loro diventa uno sbocco per la zona di San Marco e Palladini che sta in mano. Siamo in pochissimo ritardo, perché il sindaco di Ferro si è girato la città di Duccio, si è fatto tutte le strutture possibili immaginabili e noi qua ancora non ci abbiamo un progetto. Se non si agisce subito, perdiamo pure questa occasione, perché se loro fanno la famosa Malemonti, ma dobbiamo il pezzetto, e noi non abbiamo progetti fatti, ci vediamo subito. Passo sull'altro versante. L'altro versante, diciamo in maniera cupa, quando c'erano le riunioni per le elezioni regionali, comitato, che ormai mi considero un po' nostro amico, perché non è nota, sarà di domenica, un comitato del luogo disse: non ne possiamo più, levateci, si stravare tutti, siamo anche. Terenzi, in maniera molto noiosa, con fuori i giornali, c'è una ragione, bisogna fare togliere la rotonda, e lì è arrivato una precisazione, non dico la parola comunque, una precisazione, un 17 del sindaco di Montorano, che disse: ma parte di quanto tu, che cioè, tu non fai la rotonda perché ci serve le contraddizioni? E lì sta quello fuori, che aveva fatto 1460 anni. Ora, ragionare in questo modo sulla pelle della gente che sistematicamente va a sbattere mi sembra veramente immorale. Allora, si può finalmente parlare della rotonda, ma io credo qua, insomma, sulla strada e di Vienza con dei granaresi, oppure ancora lasciare da parte perché quei 1460 del bagno che poi mi sono diventati 2008, perché prima facevano le tradizioni su una parte, ma siccome la cosa rende è una cosa contraria. E quindi voglio dire, è la storia del prenuto, no? Dice. Poi ne voglio dire un'altra, io siccome sono lì, non c'è, non usciamo più nemmeno a vedere se non è morto, se non per Dio, perché gli incidenti sono a ripetizione sulla strada che viene ancora la nostra via, ma a ripetizione ci tengo ancora, che non è una ripetizione castellina. Ora, Montegranaro ha provveduto a sistemare l'imbocco della strada di cura Mostrapiedi, no? Ma è stato il pannetto largo, io sono amico del sindaco, io ho detto una pezzetta grande questa strada. Quella strada non è una strada sicura, è una strada ad altissimo rischio per i ciclisti. Non è possibile che tutto Montegranaro passi su quella strada e poi per il solo, perché ci sta uno sbocco, si fa delle botte colossali. Allora, è il caso di cominciare a lavorare un discorso di territorio, cominciamo a lavorare un attimo a Bolloncello, non a guardare solo, vi racconto un episodio, un amico mio un giorno andava a vedere con la moglie e dice: guarda quello che sta fare di là, se la vedi che sta andando di qua, non vedo più là, dice, ma guarda quanto è grosso il mondo, no? La verità è questa, o vogliamo alti e quindi cominciamo a parlare con i paesi vicini, serve una strada che sia uno sbocco indispensabile per Montegranaro e la Villa Luciani, ma che serve anche a noi per valorizzare la zona della Mezzina, per intenderci, no? E per evitare tutti questi incidenti, per dare sviluppo, dare aiuto pure a nostra piedi, pure a nostra piedi non respira, si scappano fuori di casa, è tremendo, c'è la curva di sotto la chiesa, due macchine non ci si incontrano. Quindi questo è il problema. Ponte sul Verde, mi metto il cielo nella bocca, però come predissi che quella strada sarebbe stato un bagno di sangue, un rifacimento del corso Bacio, quindi mi pare che i fatti non hanno dato ragione, un altro bagno di sangue sarà quello, lì ci sta la vice sindaco, che sarà lì che ci spostasse di casa, perché credo che quello che si sentirà nei prossimi 12 mesi, perché non è 3 mesi, sarà 12 da 3 mesi.
Voglio dire, non si può fare un'opera strategica di quelle senza aver previsto un ponte alternativo che tra l'altro per Casette Rete è assolutamente necessario. Però vabbè, se poi adopererà i ferri che, del MOPA, se modifica la struttura ci si fa un ponte provvisorio. Va bene, vado avanti. E le strade. Le strade, se le percorrete, sono tutte completamente spaccate. Ora io ho visto, solo in un paese, un sindaco lungimirante, mi pare proprio vicino, che ha capito che quando non ci stai soldi, e non deve aspettare che è mobile, che fa tutto un altro asfalto, che costa di rendere. Bisogna fare dei vecchi tempi, una bombetta con 4 ramellini, di 4 palate di precino e di fuori, e fare vedere con il nostro movimento. Perché? Perché se poco poco fa un libro di leggera, ci vuole fuori strada, perché tutte le strade verranno distrutte. Alberi. Chi già un mezzo alto per circolare, si rende conto che nel territorio delle sale più di Amalia può cambiare mira. Perché siccome poi c'è la strada per scrivere che ci siano 4 metri liberi, cioè quando passi su un ponte devi essere sicuro che non vai a parte, devi essere almeno 4 metri. Qua ci sta un'invasione di piante, non votate, la fa paura. E quindi bisognerà anche avere un pizzico di attenzione. Ci sta tante altre cose, se ne potrei parlare due, se mi fai vedere parlare a te da soli, ne parlo 4 e mezzo. Però, vabbè. Voglio dire solo un'ultima cosa. Per una questione di lavoro e di marketing mi sono dovuto studiare molte cose che io pensavo sempre era un borghetto. Ragazzi, andate per vedere che è diventato molte cose. Andate a vedere. Se facciamo un confronto tra la zona Casette e molte cose, per me lo facciamo, credetemi, è una cosa incredibile. Qua gli imprenditori hanno dei problemi enormi. Una riunione di casi una all'anno in cui si chiamano gli imprenditori per dire che suggerite, che volete, che vi serve. Non sempre gli imprenditori gli servono i soldi, qualche volta gli serve anche avere soddisfazione su certe cose o portare all'attenzione dell'amministrazione determinate problematiche. Io dico una riunione all'anno, la situazione è drammatica. Io non mi do dati miei, non me li sono inventati io, CNA, noi siamo esattamente sulla linea del confine tra Macerata e la provincia di Ferrara. Allora, se volete sapere il dato di Macerata, stanno chiudendo 11 aziende al giorno. Non dico al mese, al giorno. Da quest'altra parte, negli ultimi 6 mesi, dato fresco dell'altro giorno, non vorrei dire una ragazza, ma mi pare che in 6 mesi hanno chiuso 148 aziende. La situazione è drammatica. Allora, cosa comincia? Scusa, ti aggiungo pure, dal 2016 è meno il 37% di imprenditoria giovanile. E mi pare che ne sono 4.700 in tutte le marche. La situazione è veramente drammatica. Allora, o qui, se comincia a dire agli imprenditori, che facciamo per tirarci sulle maniche? Ci vogliamo aiutare? Vogliamo un attimo vedere come possiamo fare? Vogliamo pure vedere come si fa a lasciare gli acquisti dentro il territorio, perché qui ci sta l'estero filiale, tutto quello che viene al nord, tutto quanto. Bene, vedo spuntato a questo sito, ci abbiamo messo una grossa opportunità, una era il terremoto, ma abbiamo comprato già tutto prima del terremoto. Un'altra erano gli ospedali, Amandola, Fermo, Irca, Ancona, e hanno fatto una gara per 24 milioni, sono degli averi. Non c'è stata una ditta marchigiana in grado di rispondere. Cioè potevano fare tante piccole gare, no? E portare questi soldi qui, mentre loro devono mettere a terra i soldi nelle mani. Non ci sono riuscite nemmeno le aziende del nord che si salute con sociali in 4-5 per poter rispondere. Ma voglio dire, è possibile che non ci sta nessuno in grado di andare sulla regione di dire, oh, ma volete svegliare? Ma volete capire che qui i soldi destinati alle mani non hanno tutti quanti fuori? Ecco, gli imprenditori vorrebbero a livello politico ci fosse qualcuno che si facesse portavoce di queste cose e di tante altre cose di cui vorremmo parlare. Non è che veniamo qui a chiedere i soldi, veniamo qui a chiedere una soluzione politica. Allora, una riunione all'anno per sapere quello che vogliamo, come ci trovate tutti morti dentro
dentro un'azienda, ma non fidi. Scusate se sono stato. No, secondo te, questo lo scopo della serata. Io, per quanto riguarda la situazione della luce, concordo sul fatto che stiamo guardando, perché parlando con i dirigenti della regione, mi diceva, se scegli un ponte ciclopedonale, magari per 3 milioni di euro, se pare economico, le troviamo, se scegli un ponte carrale, 24 milioni costa quello dall'autostrada, dalla parte opposta, quindi ha detto, questa se parla con la politica, perché 24 milioni di quadro economico non li trovo. Quindi adesso ci siamo attivati, oggi era l'occasione adatta perché veniva Valdelli, illustrava anche il 2032 a fermo, poi ha rinviato tutto, è evidente che non è venuto, io stavo già ragionando da giorni, sentivo la voce in tale, ma la nota nei prossimi giorni, ma è evidente che venivo però anche in maniera formale, perché penso che sia evidente che da quella parlata rimaremo tagliati fuori. Per quanto riguarda la rotonda sulla Ponte Canarese, in maniera informale con Henry ne abbiamo parlato più di una volta, lui fa anche l'assessore provinciale sul piano triennale delle opere pubbliche, no, ci sta, perché non ci sta, comunque se c'è il piano triennale delle opere pubbliche a volte è anche un libro dei sogni, perché non è detto che se stabilisce poi finanziato. È evidente che da parte mia cassa non cassa, ripeto, ormai secondo me i cittadini, come si dice, faccio un esempio, la cavolata, quando io facevo l'assessore all'inizio ho voluto con il comandante mettere la telecamera fino a Cascinare, dall'alto salita da Cascinare che scendeva giù, perché puntualmente passavano tutti con rosso e lì c'era anche la fermata dei ragazzini che prendevano il bus, che prendevano il bus, quindi con il rischio non tanto per far cassa, ma proprio con il rischio della sicurezza per i bambini. È evidente che lì invece la mettiamo, perché tanto dice alla fine le ragazze ce la pagheremo con, le faccio la lenda, ce la pagheremo anche in poco tempo. Però è evidente che una volta disciplinate le persone, io ho detto, non ci sono andato a guardare sugli incassi da quel semaforo, ma mi pare che perlomeno ci passo parecchie volte, mi pare che il corroso non ci passa più nessuno. Quindi penso che anche a Monteranaro, penso che ormai la situazione un po' si sia assestata, non so quanto in caso cambiamo. Poi, come dicevi giustamente tu, andare no, a elemosinare le casse delle persone quando in ballo ci sono interessi più grandi, è evidente che l'impegno che vanno a prendere c'è da dialogare per la realizzazione di questa opera, diciamo così, fondamentale. E per quanto riguarda poi l'aspetto di cura costruttieri, anche su questo non è che ne do atto, ne do anche a ragione, faccio un esempio stupido, all'incrocio sotto a cura costruttieri adesso abbiamo fatto un affidamento, c'è un palo della luce, energia solare, che la batteria penso che sta ferma da 4 anni, 5 anni, eccetera, quindi a livello anche quella è una cavolata, ma di sicurezza all'incrocio adesso interverremo. E seconda cosa, c'è, fermandosi allo stop a sinistra, c'è un tubino di alzato, che ho sollecitato più volte alla provincia di capire se c'è la possibilità di abbassarla, perché di fatto chi l'ha fatto non lo so, ma di fatto chi guarda a sinistra non si vede per niente la visuale venendo dalla sede. Le due cavolate, mangiate per sé, le due cavolate, ma anche a livello di sicurezza permetterebbero di intervenire. Ma scusa, sulla benzina, perché ci dicono, c'è un mare di ciclisti che non si capisce perché devono fare allenamento lì. Sono di una pericolosità incredibile. E se uno per alzare il semaforo, probabilmente lo casetti a piedi perché gli si accorta la macchina, perché deve camminare, credetemi, è una scommessa con una pistola per la tavoletta rossa, ma non ci arriva da parte. Non c'è assolutamente la macchina per camminare, quindi io ci vuole andare. Il traffico che abbiamo controllato dalle 800 alle 900 macchine all'ora, che è pazzesco, per una strada, quella è una strada che ha le caratteristiche della superstrada, ma ha una serie stradale, la strada vetta provinciale. Quindi dovreste fare un'adeguata pressione sulla provincia, perché quella strada lì non può andare avanti in giro. Se già di fianco facesse uno spazio girabile e pedonale, la gente potrebbe dire danni. Io Alberto ti dico anche questo, l'ho dimenticato di dire prima, siamo candidati con la provincia, è stata la provincia come soggetto attuatore, vi ringrazio perché ha tenuto in considerazione questa cosa, parlando proprio dell'altro luce, per la rotonda sulla scuola di Aretella. Allora, la BAM come strutturato finanzia è stato presentato con il progetto da parte di ogni provincia, naturalmente viene finanziato in base alle risorse disponibili, è evidente che penso io
voglio dire, ho parlato ieri con Gianluca Rombori, che è dirigente della provincia, non è uscito ancora niente, non voglio dire che è finanziato al 100%, ma ci sono ottimissime probabilità che quell'opera prenda piede. Naturalmente il bando regionale, vi faccio la battuta, prevede il 30% di compartecipazione da parte dell'attuatore. Già la provincia ti ha detto, perché siccome per la progettazione gli abbiamo anticipato le somme dovute da comune all'ente proprietario della strada dei Venus, quindi soldi nostri anticipati alla provincia per fare la progettazione di modo che fosse pronta per il bando regionale, ma quella con partecipazione del 30%, già la provincia ci ha detto, oh, ce li mettete voi tramite i soldi delle multe, tramite quello che prepare, ma noi non ci rimettiamo, ci mancherebbe, gli ho detto dovevamo spendere 150, se ce ne devo mettere 30, però faccio finalmente questa benedetta. Sai perché ti dicevo questo? Perché da quello che ho visto anche l'anno scorso è uscito un bando similare, quindi probabilmente hanno dei fondi che ciclicamente e annualmente si ripropongono. Quindi l'idea è, speriamo, mettiamo fermo, eccetera, eccetera, che quest'anno, perché anche perché siamo in la scadenza della consegna dei lavori alla fine dell'anno, quindi speriamo che ci venga finanziata la rotonda sulla scuola Piano di Neve. È evidente che se ponendo poi assessore provinciale partiamo con una progettualità per quanto riguarda quell'altra rotonda, siamo pronti. Quando io ho proposto che quelle rotonde in territorio genovese per uscire da sua strada, facevo qui a San Pio una riunione di tutti i sindaci, si è messa a vedere che dicevano quello che vuole le rotonde. La fatte, ma non è che l'opera è stata fatta da sui sciopi da subito. Fece una strada, cioè se non c'è simpatica, che non costa niente, giù, togliere quei quattro mali che si mancano, rifà un po' di mano la strada, metterci in gessi di plastica, ma è un costo veramente risolvere un po' il dato privato. Nel momento in cui vedi che funziona, non arriveranno i soldi, ma intanto salvi le vite, perché lì la gente si ammazza. La situazione di privati che potranno magari intervenire per il decoro della città, è evidente che queste situazioni si pongono in essere quando solamente dopo che c'è stata magari un'interlocuzione da parte mia o di per me con questi imprenditori. Quindi forse quello lo accolgo come invito, sicuramente questa sarà una iniziativa che farà la scuola per incontrare tutti insieme gli imprenditori, questo sicuramente è corretto. L'avevamo pensato ed è giusto che venga fatto anche in tempi brevi e con una ciclicità, perché naturalmente è molto molto importante. Se prima aggiunto al comitato è appunto perché magari sono venuti fuori appunto confrontandoci con noi siamo dei quelli di corretti, però c'è un professore di cardinale, non si vede. Vabbè, ti vedo sempre, trovato anche se avete sempre trovato anche. Però c'è però come, però ti dico, perché sei altro trovato. Non so se ci sono altre domande, altre. Mentre per Paolo e Marisa. Chiedevo una cosa, prendiamo atto con piacere delle tante iniziative che sono in campo. Chiedevo, a livello di figure apicali del comune, a partire dal segretario comunale, c'è una pianta stabile da loro stabilmente qui e le altre figure apicali dei vari servizi, delle varie aree, sono tutte definite oppure altrimenti con le tante iniziative se non avete poi chi vi dice che fino ad ora può essere dalla cultura e lavori pubblici dell'urbanistica non riuscire poi a fare. Quindi questo sono tutte coperte. Allora, la segretaria generale l'abbiamo in convenzione con Montegiorgio. È evidente che fa più ore da noi, però svolge il servizio a Montegiorgio e qualche ora del monte. Io più volte ho chiesto perché stanno in convenzione, quindi tra virgolette la titolarità è la nostra. Faccio una, anche qui entra un po' in gioco la politica, nel senso che a Montegiorgio sapete meglio di me che c'è il presidente della provincia, quindi forse in contrasto con quello che è il presidente.
stata un po' di chiusura, perlomeno mi ha detto fammi trovare se no riesco a trovare la figura, no? Che secondo me potrebbe sostituirla in toto, allora te la lascio a te. Quindi, però è l'unica figura di fatto che abbiamo in convenzione con altre situazioni. Ad oggi l'unica area che non è coperta da una PO ad hoc è l'urbanistica, che è fatta di ingegneri elettrogiani. Come ho detto, abbiamo fatto una mobilità a cui hanno partecipato due persone, ed è legata anche fonda su quel settore. Entro la fine dell'anno ci sarà la riorganizzazione delle novità in merito, perché è giusto che un settore come quello, che poi è un motore trascinato a livello economico delle casse comunali, diciamo la tutta, e quindi stiamo lavorando in tal senso, perché poi diciamo io nel 2019 quando sono entrato i primi mesi mi trovai appunto ad avere la volta la delega alla protezione di sport ambiente eccetera, arrivare all'urbanistica e lavorando pure penso modestamente andare dal sindaco e gli dissi guarda io non ce la faccio a lavorare su tutte queste deleghe, specialmente diciamo così andando a definire l'urbanistica come una delega maggiore, perché proprio per l'importanza che ricopre quella delega. E mi ricordo che Tenenzi mi disse: cavolo, quindi l'urbanistica per te non ci fai una figura. Io ho detto: io penso di essere onesto e responsabile a dire a me che ci sta una persona che la serve. Perché? Perché comunque anche io lavorando in quell'ufficio mi resi conto che comunque c'erano delle difficoltà e diciamo così, a differenza magari di altri comuni, quell'ufficio necessitava secondo me di un cambio del basso, comunque di qualcosa in avanti. Certo è, poi siamo stati anche sfortunati, la perdita del massimo comunque stava facendo, è stata fondamentale perché conosceva penso tutti i centimetri quadrati del quell'ufficio, e quindi ce la siamo trovata, nessuno ci aspettavamo una perdita, perché di fatto se sarebbe dovuto andare in pensione ci sarebbe andato ora. È evidente pure che in giro abbiamo provato a sondare un po' il mercato per muoversi da altrove, da parte di chi riveste già un ruolo di dirigente del PO in altri comuni, per muoversi a Sant'Antino Mare, naturalmente in questo posto non è così in questa fase, sapendo anche la situazione non allentante, e quindi successivamente ci siamo di nuovo su mobilità e Europa varia per cercare di integrare questo ufficio, che ripeto, mi auguro al bilancio di previsione siamo molto ottimisti da quel punto di vista, perché ci auguriamo, ripeto, arrivata la ragazza molto in gamba, giovane e dinamica. Adesso vediamo se queste due persone accetteranno il ruolo, più abbiamo comunque chi c'è dentro l'ufficio che ha la conoscenza dell'ufficio, quindi preparato in gamba, e speriamo che questo formi un mix importante per arrivare a livello, come dicevi tu, che è il video che sta. Comunque è il primo investimento da fare, perché sì. È il primo investimento. Sì, noi parliamo avanti di investimenti, infrastrutture e tutto quanto, non abbiamo sull'ufficio cultura eccetera, anche in questo caso questi sono investimenti importanti, perché poi nei giorni siamo tutto dall'amministrazione. Poi due cose mentre parlavate rapidissime. Una, credo che noi abbiamo la fortuna che uno degli ingressi principali di Sant'Antonio a Mare, quello che viene dalla superstrada, ci potrebbe permettere di rendere il nostro comune identificabile. Questo succede per tutti i comuni del Fermano, del Maceratese, cioè uno passa, ma non sa mai, noi perché lo sappiamo, se passa sul comune di Montugano, di San Patrizio, di Rapagnano, di San Pietro. Quella rotonda, così come altri punti di accesso alla città, che vengono quasi tutti tramite i croci, va sicuramente valorizzata. Cioè il nome di San Pietro a Mare da qualche parte deve uscire forte anche in maniera prepotente. Un'altra questione che secondo me va affrontata visto il momento e visto quello che sta succedendo in questi giorni. Noi abbiamo qualche decina, forse diverse decine di persone che abitano in zone fortemente a rischio. Queste persone vanno informate e va messo in atto un sistema per il quale non è più concepibile che in Italia ci siano dei morti quando succedono determinate cose. Che ci saranno dei danni, ci saranno sempre, ci vorrà del tempo, ma che ci stanno dei morti, questo non è più ammissibile. E allora va, come dire, fatto un salto in avanti nella protezione civile, che non è solo di mettersi a guardia dei determinati incroci e determinate situazioni, questo già si fa e si fa bene e va sicuramente potenziato.
Però queste persone vanno educate ad uscire, ad andarsene, magari per una notte o per un giorno, da quella, e poi ritornare dalle loro. Ma è un passaggio che va fatto, e deve essere fatto per forza in tutte le aree a rischio d'Italia, perché se no succede che se ci vengono degli eventi, quelli che contano sono i morti. Se ne ha fatti uno è poco, se è cinque, beh, se ne parla, se sono 10 allora può darsi che o qualche cosa, se sono 20 ancora meglio, poi capito. Invece i morti non ci devono stare più e ci sono le condizioni per non farlo. Le aree a rischio le conosciamo da una vita, sappiamo dove sono, e allora bisogna fare in modo di educare queste persone. Se lo comincia a fare sempre il video, può essere un momento che in questo settore tanti che non si sta facendo molto. Assolutamente no, da questo punto di vista concordo, io ti posso dire una cosa, penso che, non dico l'unico, forse uno dei pochi complimenti che ho ricevuto come sindaco è stato l'emergenza del 6 maggio dell'Aperta Maggiore a Porta Casette da parte dei residenti che erano nell'area, che mi hanno mandato dei messaggi di locali responsabili, a me e mia moglie che sono rimasto estremato perché altrimenti poi secondo me non è che avevo fatto chissà che. Però l'aver aperto i pochi in maniera preventiva, l'aver convocato tutti i dirigenti dal primo all'ultimo, l'aver chiuso la strada con una tempistica diciamo così, senza rischiare niente quando c'erano altri sindaci che parlavano alle 8 o 9 di sera ancora di tenere scuola aperta il giorno dopo. Sicuramente ha voluto dire qualcosa. Io ho la fortuna da c'è il comandante che dal mio punto di vista è sensazionale e comunque c'è un piano di protezione civile aggiornato e ripeto, è stato un nostro comune, c'è da dire che lui si è trovato di fatto una frittata già pronta da un certo punto di vista perché l'anno fa qui comunque eravamo forse uno dei primi, è venuto dalla protezione civile regionale, si è fatto mesi fa proprio a chiederci il metodo che da dove l'avevamo preso, che l'aveva preso dalla regione Puglia. È evidente quello che ho detto io, che concordo con quello che dici tu, nel senso che, come ho detto prima, col comandante dobbiamo, prima possibile, avevamo detto di fare un autunno, andare soprattutto nel caso di fatto la zona più problematica che abbiamo, fortunatamente Denna, il genere civile, sta migliorando per avere la vasta denominazione e sta funzionando molto bene. Resta l'area a casa di Denna, però gli ho detto se sta a fare lì, ci sta una persona con trattare, una persona magari che non interessa scaricare questa. Ho detto non ci sta una modifica diretta in meglio, quindi ci siamo preposti l'obiettivo attraverso un comandante di prendere tutti i dati dei residenti della zona, telefono eccetera eccetera, di fare anche un incontro in merito per cercare di trovare la formula giusta di modo che queste notifiche delle emergenze siano più immediate possibili in merito. Faccio l'esempio dell'ultima emergenza, siamo riusciti anche qui con l'aiuto della protezione civile a far andare via ospitando la palestra a Cascinare per una notte sia tutti quelli della comunità della Speranza sia un paio di case che erano a rischio inondazione. Però ripeto, concordo sul fatto che dobbiamo lavorare a questo altro aspetto perché è evidente che la comunicazione deve essere sempre più immediata da questo punto di vista, perché se no rischiamo di arrivare, nonostante tutte le precauzioni del mondo, rischiamo di arrivare tardi. E l'altro aspetto delle rotonde, come detto prima, parlavo di alcuni colloqui che ho fatto con alcuni privati, non lo devo dire, però è evidente che se farò un bando sulle rotonde magari già c'è qualcuno che è interessato a dare la giusta visibilità non solo all'azienda del riferimento, ma sicuramente a quello che a te. Posso dire una cosa, il discepite sempre da maggiorata che stanno nelle rotonde che pare il film della fantascienza. Io adesso non so che disciplinare già la provincia di Macerata, ma disciplinare la provincia di Macerata è molto più restrittivo. Il nostro comandante dal mio punto di vista è molto molto restrittivo perché poi è stata modificata la norma, mi sembra che i cartelli digitali possano essere al massimo 90 per 60, 90 per 80, non ricordo. Quindi, tra virgolette, l'obiettivo principale è garantire la visibilità e chi, spero io, andrà ad investire nella manutenzione, nella sistemazione delle rotonde, già sa che l'aspetto principale sarà di dare, come dici tu, un segnale di arrivo, di accoglienza nella città, piuttosto che privilegiare quello che è l'aspetto prettamente promozionale dell'attività, perché naturalmente abbiamo già detto a tutti che dovranno rispettare i parametri, che poi noi, appunto, ci sarà una procedura da seguire, già c'è stato un incontro in provincia del comandante che sono andato a mandare, in cui la provincia comunque ha già fatto presente
possiamo recepire come giunta, come amministrazione comunale, il loro disciplinare del 2012. Una volta recepito, a quel punto ci delegano, perché sono convenute le donne che stanno denunciate, ci delegano a fare il bando di gara, quindi naturalmente ci seguiranno tutta la procedura e poi daranno solamente l'autorizzazione finale. Anche qua ci dobbiamo muovere noi magari per competenze che magari non sono prettamente le nostre, però ripeto, siamo l'amministrazione comunale del territorio, per il sindaco sono il primo che si deve muovere per cercare di dare un risultato. Scusa, qual è la domanda? Ah. Allora, ripeto, il concorso di progettazione prevede un progetto ad hoc che prevede parcheggi, prevede una accessibilità, quindi l'ascensore, quello che sia, per l'accesso alla porta grande, che è direttamente quasi vicino, diciamo che c'è il palo, due secondi staccato. E quindi, vabbè, però, ora lo diciamo in maniera un po' logistica, nel senso che non ci sono risorse, sicuramente capite già che sarà una progettualità che naturalmente sarà onerosa dal punto di vista economico. Quell'altro tipo di progetto è andare a vedere gli spazi attuali, capire come rivederli e naturalmente tirar fuori dagli spazi esistenti la possibilità di, con, diciamo così, abbiamo già analizzato la possibilità di determinare la circolazione di più per i residenti. Però non dico altro finché non, diciamo, ad oggi già lo studio, l'abbiamo visto insieme con la maggioranza, penso giugno, eccetera, poi abbiamo capito che i tempi magari proporre in termini immediati avrebbe fatto un effetto contrario, quindi non maturiamo adesso durante l'inverno per inizio primavera e abbiamo piano portato a conoscenza di tutti e capire se, diciamo così, se questo tipo di proposta possa essere migliorativa. Noi riteniamo di sì, evidente effetto. Però considera che ci saranno comunque, come visto l'abbiamo ripristinato magari davanti al teatro, perché naturalmente in virtù dei cantieri che si sono aperti, da qualche parte dobbiamo cercare di lavorare un po' più i residenti. Quindi, se ho capito bene, ci sarà un ascensore che sarà diretto da tutta la giornata? Sì, praticamente sì. Adesso io il progetto non lo so, nel senso che comunque è in corso un concorso, non è che io ho visto il progetto, ma l'obiettivo, le direttive che sono state date, che comunque arrivi nella zona, diciamo così, tra lo spiazzo della Zara e l'ufficio tecnico, quindi ci puoi dare quella. Evidente, ripeto, ad oggi è una progettualità, non ci stanno le risorse per finanziarci, non c'è niente, però evidente pure che in tanti anni non si è partiti mai nemmeno con una progettualità, quindi io, cioè, tante volte mi sento di, ed è giusto perché di fatto è così, tante volte mi sento di magari che sono sintomi delle infrazioni, però il primo incarico che è stato per la concorso di presentazione, è stato dato quello per la viabilità della pace e quello per l'accessibilità in centro storico. Quando ancora devo dare l'incarico, quando comunque c'è una delibera di inizio di giunta, che si fa per lo studio di Piazza Mazzini a Casa Intedelli. Quindi, ripeto, ho parlato prima della manutenzione del Porta Romana, di Viale Roma, anche qua, cioè nel senso qua questi luoghi comuni a volte mi dispiace, bisognerebbe metterli da parte, perché se sto qua mi vedono tutti, penso sto di qua a casa, ci sta sempre le luci accese, cerco di stare sempre qua, comunque perché cerco di lavorare, cerco comunque di fare il meglio senza da privilegiare un'area rispetto all'altra, ma come per le strade, prima Alberto è andato via, diceva le strade sono quella cosa, i provinciali sicuramente, prima non l'ho detto, ma hanno andato a fare le rumori, adesso spalteranno non per intero, ma a tratti tutta la Falerenza di Manuda. Crederò la tutta la zona di Tata e Luce farà la zona della centrale, quindi sarà a tratti però dei tratti consistenti. Evidente che viceversa la zona industriale della Cadore, la strada che va da Bivio Cascinare a Casette Verde, così come un po' la vecchio porto, non sono in condizioni ottimali. Però parlando con un, perché poi a me piace anche questo, c'è un ragazzo che su Facebook, no, scriveva sempre dell'asfalto e tutto quanto, un giorno gli ho detto vieni da me, parliamo, poi io dico sempre, vieni da me, la porta è sempre aperta,
Non significa che quando esce da quella porta deve esserci una convinzione diversa nei confronti della persona mia o di quello che faccio io, ma si tratta probabilmente della possibilità, perché su Facebook se mi metto a rispondere non finiamo più, però mi fa piacere dialogare con le persone, questo penso che sia il mio ruolo. E io ho detto, togli che se esci e non ne puoi vedere, naturalmente che devi continuare a non avermi vedere. Però mi ho fatto presente tutti gli asfalti che sono stati fatti da domani a questa parte quando facevo l'assessore allora. E lì si è reso conto che alla fine stiamo spostando del 50-60% del territorio. Lì beh, l'ho fatto presente prima, nel centro di stanza hanno sempre sono stati fatti dei raccolti. Ho detto, la zona Prato e la zona Valle della Porta. 8 marzo interveniamo, ma a Casetto c'è rimasta ancora alcune vie che non stanno messe bene. A Vino Cascinale faccio via Russo perché è veramente una polveriera, ma via Muro Rossa, in virtù del traffico che ci va, questa Santa Croce, poi aumenterà pure questo fatto del ponte che verrà fatto. Il primo tratto dalla chiesa al ponte Squadroni in condizioni pietose. Cascinale, fortunatamente, dico io, ci ha dato bene perché eravamo intervenuti 2 anni fa su via Petrarca, che è la strada principale, in via Sirone, e è arrivato Open Fiber che ha dovuto fare linee attraverso l'aiuto della provincia, ci ha fatto tutta via Foscolo. Di fatto la città è quasi stata messa a nuovo quasi tutto, ma quella è stata un'eccezione perché con la collaborazione di Open Fiber siamo riusciti a fare noi come comuni e loro che abbiamo sfondato dei metri tutte le vie principali. Però ripeto, la sette manca dove va il Castellano che vorrei passare in via Neruda, ci stanno situazioni in cui ancora oggi non siamo arrivati, ma io dico sempre me anche, diciamo così, infatti prima ho parlato in alcuni casi, dicevo quello che abbiamo fatto e magari incroci no, con tutte le cose che per a cui non sono stato, non c'è stato messo mano. Prima parlavamo della eliminazione delle barriere architettoniche. Io mi farei un giro nella zona di Via Masa e nella zona delle Cairoli, che ho fatto venire a Casistelle, che sono delle zone urbanizzate e che farebbe dei marciapiedi, ma dopo dappertutto è centralizzato. Però dico, in base all'indice di residenzialità che ci stanno in quell'area, no? Ci sono dei marciapiedi che veramente la vendetta, ma non hanno che prendono quello che intendevo. Quando proprio a livello, ad esempio una propria, la faccio mai, cioè ci sono degli scalini che è 50 centimetri, che non si, cioè nel 2023 è vergognoso proprio perché c'è una disabilità, o in generale perché non c'è un bambino o una ragazzina. Questo è evidente, però le risorse sono quelle, dico sempre, che a prescindere poi da chi è diventato sindaco, chi è stato sindaco in passato, e chi si mette dietro sta sedia, penso che potrebbe regalare tutto a tutti, soprattutto a tutti. Però come sempre comanda il denaro, quindi dobbiamo essere bravi noi, come detto prima, utilizzare le risorse, cercare di recuperarle e concentrarci su determinati obiettivi. Io l'ho detto anche in campagna elettorale, è evidente che quando parte una rigenerazione urbana del genere, partono altri cantieri e tutto quanto. Io magari faccio un esempio, l'altro giorno ho dato all'assessore e alla segretaria generale tutti i copi di riferimento della legge di bilancio 2018, della legge di bilancio 2019 e della legge di bilancio 2021, per i quali sono previste le somme, faccio un esempio, quelle della legge di bilancio urbana che di fatto ci ha finanziato il centro storico, con quelle leggi di bilancio ci stanno previste più annualità con fondi che se ciclicamente verranno rinvenuti fino al 2029, 2030, ma anche per noi andare sugli uffici che deve consegnare la moneta per una data. Sono quelle, un giorno te devono sì, un giorno te devono quel paese perché non arrivano. Quindi da parte nostra, a Claudio ho detto, vediamo, torniamo anche a Roma tramite magari i contatti che abbiamo e vediamo le scadenze di tutti questi comi delle leggi del bilancio per capire dove è più facile magari inserirsi, non stare fermi, perché la volontà è quella sempre di andare avanti. Però ripeto che qua magari ci andiamo a scontrare con un ufficio che ti dice vuoi portare a casa nei tempi quelle che le opere iniziali, io ripeto, ho detto in campagna elettorale, ho detto guarda che già porta a casa tutta sta roba che, per cui c'è la progettualità, per cui siamo partiti, non sarà facile, già per me l'obiettivo della consegna dei lavori, che ho paura di fare la lavorata nei termini, ci sta passando in vista degli uffici, nel senso che hanno rispettato tutte queste scadenze, perché è difficile, io faccio sempre la battuta. Tra 2 anni, quando è finito il PNRR, che siete abituati a questi ritmi del lavoro, un po' dopo che ma non direte, quindi no, tutti mi rispondono, tra 2 anni devo fare qualcos'altro, sicuramente ce ne andremo via da Sant'Elpidio perché abbiamo completato il nostro ciclo, però
però ecco, io per noi non è nemmeno facile, per me soprattutto per loro, perché poi magari a me come sindaco naturalmente quando intervengo un po' io, poi alla fine qualcosa fa, capisco anche negli assessori che è più difficile perché hanno dei ritmi di lavoro, non parlo di tutti gli uffici umani, qua parlo di infrastrutture perché riguardano soprattutto l'ufficio tecnico, ma in generale anche altri bandi a cui abbiamo partecipato, prima non lo detto, abbiamo vinto un bando con un controluce per la disabilità. Per comprare i mezzi per questo tipo di associazione che privilegia questa funzione sociale oltre che sportiva, evidentemente l'ufficio cultura magari ce la faccio 2000 cose e presentare una relazione, non c'è andata a rimanere abbandoni in questo, presentare una relazione per poter averci la possibilità di giocare perché se pago con 5 milioni, quindi ci sta anche questo, che noi dobbiamo riuscire a essere bravi a coordinare un po' la normale routine che c'era fino a un anno e mezzo fa, al sovraccarico del lavoro, a tutte le cose che c'è per farebbe piacere a noi, perché naturalmente da neo-insediati ci piace veramente c'è qualcosa del nostro. Io faccio l'esempio dei fondi che abbiamo preso per il comune, per il cimitero, per il ponte Squadroni, per la scuola a Cascitare, adesso stiamo andando noi, non dico che sono dessagliati, non è arrivato questi fondi, però per me è stata una soddisfazione grossa, però il primo pensiero è stato a Dechirolo e a Dilda che ci stava per fare quattro progettazioni nuove con tutte quelle che ci hanno già esperienze. Quindi vediamo, però ripeto, già l'obiettivo di aver consegnato i lavori per tutta la generazione urbana, per i terrabili, per l'asilo nuovo, eccetera, eccetera, già questo è un obiettivo consolidato. Bisogna capire, adesso per quelle parti, se hanno scolastico, evidente che se io risposta a in teoria 24-25, però l'ufficio dice no, 23-24, in teoria se ce li porto a settimane, non so adesso se danno proprio l'effettiva entrata degli alunni, oppure magari se tu c'è che ci lavori a giugno, no? Se ci danno inizio, devo considerare un lavoro, sicuramente riuscirà nell'annualità successiva, perché considera che è arrivata una nota da parte del Ministero in data 10-15 ottobre, in cui noi avevamo rispettato i termini, mi dava tutti il 31 ottobre, il signore che era il comunista messi male. Quindi scusami, è solo per affitti, non solamente in locazioni e in noleggio di moduli scolastici. Quindi voi che voglio dire presenterete una richiesta di una somma? Sì. Quindi la somma tra 10 giorni ce l'avremo. Soprattutto qui a Capoluogo, i lavori che separano. E considerate pure questo che
Cascinà abbiamo preso questi fondi, dobbiamo sapere che morte muore, e mi auguro che devo delocalizzare a settembre dell'anno prossimo. E in più ci sta il fondo OSR della scuola maggiore, la scuola media, che sette delle, che fortunatamente ad oggi non hanno una scadenza. Perché se no sarebbe in delirio. E considerate anche perché parliamo di morte. Perché quando si starà a fare lavori qua sul palazzo, ciao. Perché quando si sarà a fare lavori qua al palazzo comunale, quelle l'ufficio già hanno la sua spazio da qualche parte. Quindi non, io l'ho fatto la battuta da voi, ho detto bello i soldi, però dopo abbastanza è difficile. Io con i genitori, si coprono. Io con i genitori ci ho parlato già, ciao, ma voi rappresenti, ciao, voi rappresentanti dei genitori ci ho parlato. Senza sentire quali erano le opzioni, no? Quando io ho detto guarda, se domani ci avete un capannone a norma con le prescrizioni scolastiche che rispetta tutto, me lo venite a dire, ho detto qua non si tratta di scegliere una rosa di soluzioni, qua non ci sta la soluzione. Anche perché, ripeto, se noi stiamo a fare tutto per determinare il centesimo e per cercare di dare risultati, per cercare comunque di arrivare a un risultato, poi dopo non posso permettere di spendere 240 miliardi all'anno per l'educazione delle immobili, devo sperare che qualcuno me li dà. Quindi questo è, lì si tratta di un ragionamento diverso. Ci hanno coltivato, noi il 20-25 novembre vogliamo fare un'assemblea pubblica in cui chiudiamo questa faccenda definitivamente. Lì era una cosa che magari ci investivamo, però ecco, con determinati criteri, perché sono soldi pubblici che vanno investiti sull'immobile privato. Quindi ci sono state determinate garanzie, determinate formule che mi giustificano l'intervento sul privato. Però l'obiettivo era quello di dire, li qualifichiamo gli uomini che riguardo ci staranno a scuola e poi ci andiamo a mettere qualcos'altro, perché non posso pagare 2 anni di erogazione pura e regalo 60.000 euro. Ma quello che dico io, non hanno capito, spero che a te con l'ultimo anno lo capisce perché non lo so più poco. Però vediamo. Vai. Visto che in moltissime zone di Santo Spirito la criticità, diciamo, di questi eventi eccezionali, che sono le costruzioni, i cantieri, un sacco di problemi, le può rivedere uno sul commercio, uno sulla vivibilità della città, cioè ci sono alcuni punti che vanno individuati, adesso non dico solo il centro storico, anche la periferia, ovunque c'è una concentrazione dei cantieri, determina comunque una criticità. Per me è fondamentale avere almeno un confronto tra le attività commerciali, i residenti di quel posto con le istituzioni che possono prendere decisioni importanti. Io dal mio punto di vista dico sempre che in eventi eccezionali bisogna anche creare leggi eccezionali. Cioè quello di dire mettiamo i parcheggi lungo il corso, ma è fondamentale magari per alcune attività commerciali e anche per residenti. Ci vorrebbero dei pass speciali per i residenti? Sicuramente sì, specialmente nella parte alta del paese dove non ci sono parcheggi sufficientemente adeguati a tutti questi cantieri che portano via un sacco di posti in macchina. Anche quello della pulizia delle strade, chiudere strade o pezzi di parcheggi, mezza giornata quando la pulizia è 10 minuti. Io capisco l'azienda che dice non so quando ci passi, e te perché te lo organizzi? Io posso capirmi delle sorta di mezz'ora, un'ora, ma non mezza giornata e porta via 4 fogli. Però chi ci abita dice, ma bisogna farlo perché è pericoloso, certo, però mezza giornata è sempre tanta roba, che è un disagio importante. Io per carità non è che parlo a livello personale, però mi capita di andare in alcune zone. Effettivamente il disagio adesso è esagerato, è veramente esagerato. Sicuramente ne riparo le aziende commerciali che hanno bisogno, diciamo, di infrastrutture, ne parla anche il cittadino a livello di fare lo scarico, la spesa. Cioè, ragazzi, io vedo delle persone anziane che fanno veramente fatica a carico e scarico della spesa quotidiana. Le attività commerciali si sono un po' decentrate, i mercati non ci stanno più oggi. Una persona che non c'è la macchina diventa veramente difficile,
specialmente con l'età avanzata. Allora io dico un permesso speciale, sì, anche quando è chiuso il paese, però con delle caratteristiche speciali, che non deve essere per tutta la vita, quando si ritornerà alla normalità, questi permessi vengono poi rivisti, rivisitati, adeguati, però c'è bisogno, per me non tanto solo per le attività commerciali, ma anche per chi ci risiede. Perché no, no, sicuramente tutto pagamento, lo so che anche con i giorni, no? Però non è che c'è tutto il parcheggio giorni sotto casa, magari devi fare 400 metri e comunque non è facile per una persona comunque che non è più brillante. Ci abbiamo gli ascensori, io sono di uno qui, se ce la fa una gara, parcheggiare lontano, per gli ascensori, per il centro storico, con la spesa sulle mani, io lo riconosciuto e già c'è anche una bella prestazione fisica. Un altro lo dice, non è la faccia. No, no, se c'è una famiglia, non c'è di più. Cioè io dico adesso penalizzare, io parlo al centro storico, in questi momenti ci sono periferie identiche, per me individuale, un grande confronto con quelli che c'è insieme, fondamentalmente il disagio soprattutto per loro, e se si può migliorare in questo momento con un dialogo. Io posso avere un'idea, una vicina all'altra, se è fattibile. No, l'idea nostra è questa, come ho detto prima, che per certi tempi secondo me si sarebbe accelerata la procedura, poi in virtù del fatto che sarebbero molti visti cantieri, è evidente che dovevamo tenere conto anche di questo. Ci abbiamo questo studio, che abbiamo così fatto dal corpo di polizia locale, e sicuramente il primo step, perché tutto è migliorabile, il primo step sarà un confronto con le attività, naturalmente è molto più facile. Caso della zona centro storico, poi prima dicevamo anche Casa Federica, che con Ponte sicuramente ci sarà tantissimi problemi, quindi è evidente che porteremo avanti questa cosa, tutto è migliorabile, quindi andremo a vedere tutto in virtù del fatto fuori da questi cantieri che ripeto, poi scappa fuori, nel senso non come comuni, però faccio un esempio, qua dietro il Palazzo dei Tornini, adesso partirà a Tornini, loro partono col cantiere, loro lo metteranno in un posto e gli altri siamo contati perché se ce la mette qua dietro praticamente è anche che tutta questa virtuale diciamo che in piazza c'è tutta l'uscita di sicurezza. Nell'estate la cosa in più che abbiamo voluto fare, come dicevi tu, per cercare di favorire un po' i residenti, è che nonostante ci fosse l'isola pedonale, per i residenti c'era la possibilità di rientrare a prescindere dall'orario, proprio per permettere questo fatto, no? Le cariche scarico, comunque di rientrare in centro storico a prescindere dall'orario. Quindi questa è stata una cosa in più diversa rispetto al passato, perché tra virgolette non andava a pregiudicare, però in toto l'isola pedonale che c'è una funzione del fatto del passare auto, però quante auto passeranno dalle nove a Vicenza? In tutti i anni quando ci sta un permesso speciale, se vai a 20 all'ora e passa in macchina e identificabile benissimo il permesso speciale, come ce l'ha un disabile, ce lo può avere anche quello che perché c'è cioè quella casa lì, non è che deve essere penalizzato. No, no, assolutamente. Assolutamente. Entro, io dico, me la prendo anche come promessa, nel senso del 2 dicembre, con il comandante, riprendiamo in mano queste cose e facciamo in primis un incontro con le attività commerciali, proprio per vedere, per poi il passaggio anche gli esterni, perché era previsto una sorta, chiamiamola, di forma di abbonamento, diciamo così, tantum diciamo così più formale che non tanto a livello economico, però che prevedesse determinate agevolazioni che ad oggi i residenti non hanno, perché magari si trovano in determinati orari oppure per spostare la macchina in determinati orari e magari gli prevediamo una situazione un po' più ideale. Praticamente dove pochissimi mettiamo la macchina perché non è che sia poi così grande e comodo, praticamente all'ingresso del paese ci sta le due sottostrade, sia dalla parte di Viale Roma che quella dove sta, che posso dire, Nicozzi, Pierreoni, Grazia, quel sottostrada, diciamo un pezzo di strada chiusa lì, no? Ci stanno 3-4 posti macchina, la macchina ce la mettiamo veramente in pochi, però le foglie passano tutte lì sopra, se ci passi adesso ci sta un mezzo metro le foglie in tutta la. Il mercoledì passano per la polizia, giusto, preciso, divieto di sosta, tutta la mattinata, è impensabile tutta la mattinata, per un metro, 2 metri, cioè dimmi
9 e uno su Pisa. Io per carità, no, se lo faccio vedere, ho una macchina di mezzo metro, la metto dappertutto, non è quello, io non ho nessun disagio, è tutto esagerato, in mezzo non ci parcheggia nessuno, ci parcheggia chi ci abita, perché quando ha visto Capolino c'è la macchina, però essendo dei posti gialli riservati che non vanno a gravare, io la macchina la metto sul parcheggio, o pago o la metto sul parcheggio dove si paga, io tolgo via un parcheggio a uno che c'è, cioè che se c'è il permesso un motivo ci sta, non è che la serata sia rubata, però se io non posso accedere ai parcheggi gialli non è che devo mettere dall'altra parte, ma lo tolgo un altro residente, quindi si è delicato che si muove da conto. Cioè io dico che sa la generazione, capisco una strada di 2 chilometri, un pezzo di strada, questa è una cosa di un'ora, lo vedo subito come si guarda, però diciamo tanto, io penso che passa sempre a quell'ora, però io dico che l'intervento tra pubblico e privato per capire come meglio gestire queste situazioni di criticità per me è anche bello, che poi noi siamo quelli che poi le veicolano le cose, che se uno le sa, i clienti, perché i giorni noi siamo stati i grandi promotori, perché l'abbiamo detto a tutti i clienti, quando uno dice che c'hai da cambiare i soldi, gli dico ma quando devi stare qui da me? Ma che ci mettiamo 10 minuti, fai i giorni soldi, prendi il numero da fare. Abbiamo proposto noi per primi, se no non ti faccio senza spoilerare tutto. Per esempio una persona mi diceva io rientro alle 6:30, 6:15, faccio magari i giorni sosta che vedo una mezz'ora e tiro fino alle 7:15 e tacchete che mi fa la multa alle 7:40. E allora quando parlavo prima di questo passo di livello, a livello proprio simbolico, no? Per i residenti, per poter parcheggiare proprio questo, ci staranno delle fasce orarie che magari, ecco, quello è l'esempio portato da un residente, no, che parlava con loro, mi dice mi conviene non pagare direttamente, mi fare il residuo della non pagare 7 euro, quindi tra quelle fasce di riferimento noi ci trovavamo col comandante, ci avevamo messo la fascia dalle 7 alle 8 del modo che uno arriva non sarebbe stato ammazzato, non so, eccetera, magari rientra a casa in maniera tranquilla, così come la mattina non sarebbe svegliato invece delle 8:30, sta via la macchina 9:30 del modo che magari sono tutti i festivi eccetera, poi sta un po' tranquillo. Io sono sempre dell'opinione che dopo ci sta un'esigenza contraria in attività che per chi ha detto dice ma vedi tutti gli altri questi quartieri che stiamo vanno però ci sta arrivando un po' delle auto che è un problema importante soprattutto per la linea della bracciale, quindi è verità che si porta la cosa pure il prossimo prima da me si è portato per il pagamento, no? Perché effettivamente c'è un ricambio troppo positivo, anche perché poi l'80% delle linee ci abita delle fasce di fanno di punta, non c'è una parcheggio, ma che vanno al lavoro, eccetera. Io dico sempre che una circolazione se capita bene, nelle utilità e la preziosità dell'utilizzo, non vado a depositare 10 minuti, so che alle 8 scavo il parcheggio e io arrivo a parcheggiare la macchina e mi organizzo sulle 8 se sono residente e per comunque è fondamentale come parcheggio, però io dico sempre, valuto sempre l'utilità, che se poi mi viene tolto con un privilegio, no? Un determinato servizio lo pago perché dopo ci parcheggia tutti e io la macchina ce la metterò mai più, quindi bisogna sempre capire bene qual è il vantaggio e lo svantaggio, come mi vedo i soldi. Ce la metto, ma se è una punta salata io non ce la metto, però se io ce la metto la punta di un euro lì e fa lì, cioè bisogna capire il beneficio e il disagio, se tu capisci il beneficio più importante è il disagio lo fai, lo capisci? Che però è una sorta di diritto, ma non è
però poi ci abbiamo un'altra cosa molto utile, solo che bisogna vedere dove hanno nel centro storico o nelle zone critiche, perché ci abbiamo la possibilità di acquistare parcheggi a pagamento a bassissimo costo, chi ha il permesso delle residenti, capito? Quindi è molto importante anche utilizzare questo come un pacchetto da 30 parcheggi e li utilizzi in zone che non danno, come ti posso dire, a meno densità di affluenza, che è Piazzale Manlio, l'ingresso fuori, però non conto stare all'inizio del centro storico, non conto stare a metà o a fare altro, quindi anche questo è stimolo, cioè non è che il centro storico è uguale a tutto, non conto la metà di piazza, non conto la metà Piazzale Manlio o lì dove sono io con il negozio. Sono cose molto diverse, io le capisco perché le vivo, mica stanno sulla luna, però magari uno che viene a sapere più di ogni volta in Italia, mi capita più di ogni volta in queste cose si distruggono. Zero feste, palazzo sempre chiuso, c'è
perché bastava le 4 castagne a 500 persone, andava da fare. L'autista che sbagliava le cose. Pulissero la posta terica ai candelabri, era un business, nonostante che ci avevano i servizi. Cioè io quello che voglio dire, in questo momento è cambiate troppe cose contemporaneamente in pochissimo tempo. Mai ricordato in un paese vuoto, morte famiglie importanti, cioè persone importanti, sapete che per male lo abitavo, anche qui mi dico di voto. Cioè, bene, ogni tanto, l'estate, qualcuno. Guarda, è importante quando c'è la 4 famiglie, c'è cioè, 80% di proprietà. Palazzo Magnacò. Io ho incontrato il proprietario, Palazzo Magnacò, proprietario, a livello economico. Sicuramente sono qui, ci sta a portarci le sante mani. Palazzo Marzetti, ho incontrato il proprietario, non me lo regalo. Di vita a chi, tra virgolette, vuole ritornare a gestire questo centro storico.
territorio in maniera tale che è molto appetibile. Certo. Se poi dopo non cominciamo a fare, quindi io faccio gli uffici, vado gli uffici, agli uffici vado a vedere 4 pomeriggi, 4 uffici, sono meno una gara. Certo. Poi oggi gli dici uffici, sì, ti capisco che non c'è voluto, e poi oggi da casa l'80% chi ce l'avrebbe preso un comune? Porta una multa, non ce l'avrebbe più nessuno, cioè si fa tutto da casa, e tutte le varie sintonizzazioni, si mandano un'email, cioè io dico sempre, va bene tutto, però diamogli anche una destinazione dei seduti, un'idea, una prospettiva. Io dico sempre, in questo paese che quando si fa una festa, 100 si toglie e se sei bravo ti dai il 100 lo miracolo. Perché? Perché strutturalmente non è un paese nato per farci il festa. Cioè, le candele noi con poco lo facciamo, va bene, un giorno un cielo a po' arriva con poco, quelle sono feste che hanno tanto impegno, ma non c'è bisogno di tanta energia, funziona perché è la portata di tutti. Però quando tu fai un evento, tra virgolette, no, da contenitore, il disagio che crei, che fa l'infrastruttura, non te lo dà fondamentalmente il tipo di evento che fai. Magari in paesi come una più moderna, no, ti faccio un esempio, Porto Sant'Empedocle, sembra proprio studiato, no, parendo nulla, ma costruire per fare feste. Tutte le vie parallele, tutte spianate, qua c'è un parcheggio che prendiamo con le macchine, sotto sotto, cioè è più facile farci la PD in una certa portata. La piazza stessa, la nostra è meravigliosa, è lì, è una piazza moderna, normale, non dice bocca 10.000 persone, ma succede bocca, che ne so, 1.000, già si deve chiudere una tenda perché non ci sta neanche la sicurezza. Cioè questo è un borgo medievale, che era una città moderna, due cose che non si possono paragonare. Dopo noi dovremmo rappresentare a scegliere anche quegli eventi che è un pochino più, non ti dico non che non va bene della massa, però che fa la differenza. Cioè io dico sempre, devo fare una stagione teatrale, farla fatta bene, perché se non già abbiamo 10.000 posti, però quello è un po' come che poi avere capienza, se lo spettacolo è di lì che ne parla tutti, va bene come quello che ha fornito 10.000 persone per un concerto. Cioè dipende dal punto di vista, non è che tutti gli viaggi che fanno un giorno ci si possono registrare 10.000 persone per spendere partire, però per dire come me chissà quanti, però ci sta lui e dice, ah, oh, ci sta la fiera, che non è la fiera, non mi piace, non c'è un po' regalare la sede fiera, non ci vado neanche se ci sta una vangarella, c'è uno lì, non mi piace, non ci vado, quindi non è che siamo tutti uguali, capito? Non è perché io vedo 10.000 persone, allora dico, oh che bello, non è che niente, cioè dipende da quello che è.